Bene, buonasera a tutti e benvenuti in questo webinar offerto dalla Quantum Trading School e dal dottor Fabio Reste. Devo dire che Fabio Reste ormai è più che famoso sui social per questa capacità di prevedere pubblicamente i massimi e i minimi del mercato e per fare grandi performance su conti reali in pochi giorni, poche settimane. Abbiamo previsto pubblicamente il 18 di novembre il ribasso di S&P 500 e adesso chissà, ci saranno altri crolli o ci sarà una ripresa delle borse mondiali? Intanto ieri 23 novembre sono stati guadagnati 11.770 dollari in un solo giorno, pari al 13,45% del conto che presto vedrete e ne vedrete le prove e gli statement. Quindi benvenuti questa sera a questo webinar oggi 24 di novembre. Quello che però fa molto sgranare gli occhi è il saldo del conto e le performance. Infatti, come potete vedere da questa immagine, il conto a oggi ha fatto una performance veramente straordinaria, realizzando quindi una crescita veramente esponenziale. Sarebbe quasi incredibile se non ci fossero gli statement dei brokers proprio sotto gli occhi di tutti. Molti di voi conoscono già Fabio Reste. Fabio Reste è in linea diretta con gli insegnamenti di GAN, quindi benvenuti a questo webinar. Nel corso di questa lezione vedremo i seguenti punti. Vedremo quali sono i giorni che indicano punti di inversione più importanti, come si possono generare i profitti esponenziali attraverso il pyramiding, sia quando le borse salgono che quando scendono. Qual è il sistema di money management del sistema Quantum Trading Power che permette di avere una crescita rapida dell'equity? E quindi, e in ultimo, come individuare i massimi e i minimi non soltanto sulle commodities, ma sui mercati azionari, gli indici di borsa e qualsiasi mercato, incluso il Forex. Vi lascio a Fabio Reste e invito tutti a prendere appunti e a godersi il webinar. Buonasera a tutti, sono Fabio Reste. Ancora una volta siamo insieme per parlare di Quantum Trading Power, il metamodello di trading che ci consente di guadagnare in modo costante, ma realizzare performance perché importanti, perché entriamo esattamente sui minimi mentre si stanno formando, quando il prezzo precipita. Il nostro metamodello ci indica attraverso i nostri indicatori quantici non lineari il punto in cui il prezzo invertirà e poi quando siamo sul massimo, come è successo esattamente ieri con euro-dollaro 1,19,04 siamo stati short, quello era il massimo della giornata, i prezzi sono crollati di una figura, cioè di oltre 100 pip. Beh, siamo entrati ieri sul massimo short e poi siamo lì. Vedremo tra poco gli eseguiti, vedremo gli equity. Vi aprirò la piattaforma Interactive Broker davanti a voi in real time, quindi vedremo tutto, potremo toccare con mano i risultati di queste tecniche straordinarie che ci consentono di prevedere i massimi e minimi sulla base di che cosa? Bene, il metodo Quantum Trading fa evolvere le tecniche di GAN, le porta molto più avanti. GAN, in confronto a noi, utilizzava tecniche molto potenti ai suoi tempi. Queste tecniche noi oggi le abbiamo rese ancora più precise, ancora più chirurgiche, ma le abbiamo spiegate dal punto di vista della fisica della relatività di Einstein, teoria generale della relatività e della fisica quantistica. Quindi abbiamo creato una spiegazione della legge di vibrazione di law of operation di GAN in termini di fisica moderna, utilizzando un linguaggio scientifico rigoroso, quindi partendo da GAN, arrivando su qualcosa che va oltre GAN. Infatti noi oggi siamo all'interno di non del modello delle tecniche di GAN Seeker Simpliciter, ma siamo nel metamodello. Infatti non c'è nessun formatore in Italia che vi insegna GAN, che sono in grado di fare questi risultati, ma anche all'estero faccio nomi di grandi, grandi cosiddetti esperti di GAN. Olga Morales non è in grado di effettuare performance come le mie. Quali performance? Lo vediamo subito. Normalmente noi quando facciamo trading abbiamo tempo per stare davanti al monitor perché non devo fare necessariamente trading ogni giorno. La gente pensa che uno ha un sistema molto potente e quindi fa trading da lunedì al venerdì 12 mesi su 12. Ragazzi, il trading è fatto per guadagnare molto e godersi la vita. Io guadagno molto sui mercati e mi godo la vita. Mi prendo momenti di pausa, vado in vacanza, studio, viaggio e mi occupo di tante altre cose, ricerca, tutte le cose che mi interessano. Vi consiglio di fare lo stesso anche a voi. Non è che facciamo trading ogni giorno necessariamente. Per i miei allievi,
do invece sempre un feedback. Ma quanto guadagniamo? Ecco, con queste tecniche possiamo guadagnare il 10, il 12, il 13% al giorno. Questo è un esempio concreto. Gli eseguiti di ieri vedremo tra poco. Apriremo la piattaforma Interactive Broker e vedremo gli statement. Bene, ieri abbiamo preso tutti i massimi e minimi intraday di euro dollaro, coffee, future, S&P 500 e vedremo poi i modelli applicati ai grafici, i modelli non lineari e vedremo che cos'è il T-Space che è il cuore di Quantum Trading Power, il nostro sistema che genera tutti gli indicatori non lineari di prezzo e tempo. Bene, ma questo è quello che noi abbiamo fatto, i guadagni di ieri. Questa è la piattaforma Interactive Broker, è uno screenshot che vi proiettiamo. E ieri abbiamo fatto, come vedete, il 13,45%. Inizialmente, ieri lunedì 20 novembre, avevamo un conto iniziale la mattina di 87.514 dollari. La sera era arrivato a 9.374 dollari. Accidenti, quasi 100.000 euro. Oggi abbiamo superato 100.000 dollari, chiedo scusa, non euro. Oggi siamo sopra i 100.000 dollari perché abbiamo continuato a far trading, abbiamo continuato a guadagnare. Bene, allora, e ora quello che vedremo, ci stiamo avvicinando al 100% perché abbiamo ancora fatto trading, ma tra poco apriremo le piattaforme di Interactive in real time e vedremo quanto abbiamo guadagnato, ok? 89% in un mese di trading, ripetiamo, 89% in un mese di trading. Per andare a vedere che cosa abbiamo fatto in questi giorni, un attimo solo e lo vedremo. Allora, un attimo solo, eccoci qui. Bene, allora, vediamo un po'. Quali sono gli indicatori che abbiamo utilizzato per prevedere con successo tutti questi massimi minimi? Ieri abbiamo preso il massimo di euro dollaro. Ve l'ho detto, siamo entrati in short a 1.19.04. E come facciamo a vederlo? Eccolo qui. Vedete, questi sono gli eseguiti di ieri. Sono gli eseguiti della piattaforma Interactive Broker. Ok, guardate Euro USD verso la metà della pagina. Potete vedere che abbiamo venduto, sold 100.000 dollari di euro dollaro conto valore di un lotto a 1.19.04, occhio ora alle 13.34 di ieri martedì, chiedo scusa, ieri lunedì 23 novembre 2020. Bene, dov'era euro dollaro ieri 1.19.04? Cioè questo prezzo 1.19.04 come si contestualizzava, no? Rispetto a tutto il resto. Andiamolo a vedere insieme. Quindi ora vorrei un attimo andare a vedere in real time quello che è il grafico di euro dollaro. Vedete, questo è un grafico a 15 minuti, ma andiamo magari sul 30 minuti. Eccoci qua. Vedete, ieri questo era il grafico di euro dollaro di ieri. Vedete, guardate dove ha fatto il massimo, 1.19.06. Io sono entrato esattamente short a 1.19.04. Guardate che crollo c'è stato. Come ho fatto a prevedere che 1.19.06, e io sono entrato a 1.19.04 e euro dollaro è crollato fino a, guardate bene, 1.18.03, quindi 100 pip, una figura. Ma in quanto tempo, ragazzi? In meno di 4 ore, l'ha fatto una velocità estrema. Questo è un grafico a 15 minuti, sono meno di 4 ore. Come ho fatto a prendere un crollo di 100 pip, una figura intera, entrando esattamente sul massimo? Massimo 1.19.06, 1.19.04 è veramente il massimo. Ho visto 0.6, non ho fatto in tempo a prendere il massimo. Scusateci, eccolo qui. Allora, vedete, qui c'è 1.19.04 e come potete ben osservare è il prezzo in cui siamo andati short vendendo sold 100.000 dollari euro USD alle 13.34 di ieri lunedì 23 novembre.
Questa è la conferma d'ordine. Chi non l'avesse ancora vista, perché è arrivato ora, vedo che molti si stanno unendo ora, ieri siamo entrati short, lo ripetiamo esattamente sul massimo l'euro-dollaro a 1,1904. Riguardiamo un attimo il grafico. Eccolo qui. Vedete, eccolo il grafico. Questo è il grafico dell'euro-dollaro di ieri, ha fatto il massimo a 1,1906. Poi è crollato fino a 1,1801. 1,1801 è crollato, vedete. Fatto questo, in meno abbiamo detto di 3 ore, noi abbiamo preso esattamente il massimo esatto, siamo entrati short a 1,1904 contro un massimo a 1,1906, 2 pip di margine di errore. Non è errore, eravamo qui al mercato, l'abbiamo visto, siamo entrati e abbiamo preso il prezzo esattamente vicino al massimo. Ok, quindi 100 pip di guadagno pari a $1,000 ogni contratto. Noi avevamo invece 3 contratti pari a $300,000. Allora, torniamo un attimo agli eseguiti e poi dopo commentiamo. La nostra previsione è fatta ben 6 giorni fa, dove diciamo andare short a 1,19 di euro-dollaro. Ecco, torniamo alle nostre slide. Ora, se noi anzi, andiamo un po', andiamolo a mettere, eccolo qui, vedete, sulla nostra pagina Facebook abbiamo scritto il 18 di novembre e poi possiamo andare a controllare insieme live, euro dollaro will sell short at 1,1900. Now it is 1,1884. Ora è 18,84, ma quando arriverà 1,19 venderemo short. E noi qui abbiamo scritto gli angoli di Gann incrociano le linee quantiche, le QPL, che sono i nostri indicatori quantici non lineari proprietari, e quindi questo mostra un reversal nell'area 1,19-1,19,30. Le QPL, e poi qui c'è il commento, e noi abbiamo scritto piramiding dopo 30 pip, quindi abbiamo consigliato di fare piramiding dopo 30 pip, ok? E quindi noi abbiamo scritto un'estensione dello swing che potrebbe essere anche, si potrebbe manifestare 1,19,30, ma noi invece entriamo a 1,19 sulla prima QPL e sul primo angolo, bene, ok? Ah, in questo momento ragazzi siamo stati eseguiti anche sul caffè, siamo stati eseguiti sul caffè e poi dopo vi lasciamo vedere i guadagni, proprio in questo momento il pezzo è schizzato in alto, noi eravamo long sul caffè, coffee future, cioè un attimo che vado a controllare i guadagni sull'iPhone. Ragazzi, oggi abbiamo fatto $2,845 perché ho fatto trading veramente soltanto 2 ore, perché dovevo preparare le slide per voi, per il webinar, quindi ho avuto proprio tutto il tempo della giornata. Siamo arrivati a $102,000 e 100 euro e 100 dollari. $102,100. Il saldo di ora che vi faremo vedere dopo live. Allora, vediamo però gli indicatori che ci hanno consentito di fare questa grande previsione di entrare appunto short, no? Su euro dollaro. Vedete, allora questi sono angoli di Gann che abbiamo messo qui all'inizio. In questo punto il sell 1 e 19 c'era, come potete osservare, un incrocio tra due angoli di Gann, questa che io chiamo interechia. Gli angoli di Gann noi li utilizziamo in modo molto diverso da come li usa la maggior parte dei famosi esperti di Gann, perché usiamo una scala quantica che ci consente di creare dei quadrati prezzo-tempo che rispettano certi equilibri specifici tra prezzo e il tempo secondo fattori di conversione che sono quelli che danno tutti i massimi e tutti i minimi. Magari voi fate un corso su Gann, vi insegno gli angoli di Gann, andate a casa, mettete gli angoli, poi fare trading e perdete tanti soldi o guadagnate poco o addirittura non guadagnate per niente. C'è qualcuno che fa fare questi corsi e vi dice si può fare trading soltanto su setup mensili con Gann. Vi racconto delle stupidaggini che Gann non ha mai insegnato, siccome però loro non sanno fare trading, chi insegna Gann in Italia, all'estero, vi dicono Gann, gli angoli di Gann si possono usare soltanto su un time frame mensile, cioè quando la barra mensile rompe un massimo o un minimo di un certo square, allora quello è una barra di c'è una barra di setup, la rottura. E voi dite, scusate, ma io vorrei fare trading a livello giornaliero, daily. No, Gann non si usa in questo modo. Gann non lo potete usare per fare trading daily. E voi dite, scusate, ma io voglio fare trading intraday, voglio prendere i massimi minimi dell'intraday con le tecniche di Gann. E vi rispondono, Gann non ha mai fatto trading in questo modo. Sbagliato, perché Gann nel 1909, durante ottobre,
del 1909 si fece certificare da giornalisti della rivista della guerra di Ticker and Digest, che poi il cambio nome diventò The Wall Street Journal, e questi giornalisti certificarono le sue operazioni. E Gunn fece in 25 giorni 286 operazioni, di cui 264 in profitto, 22 in perdita. Ok, ragazzi, e fece qualcosa come una media di 11 operazioni al giorno. Questo è o non è trading intraday? Quindi Gunn era in grado o non era in grado di fare trading su intraday e guadagnare anche su intraday? La risposta è assolutamente sì. Quindi quello che noi ci chiediamo è come mai? Tutti gli altri dicono che quelli che siano Gunn in Italia, che Gunn non si può usare sull'intraday o sul daily, cioè per fare operazioni di 2, 3, 4 giorni, ma semplicemente perché loro non sanno usare il metodo di Gunn, anche se dicono di insegnare Gunn, sono delle capre. Sono a livello gnosiologico dei minus habens, cioè non posseggono nessuna vera conoscenza, posseggono soltanto quattro nozioni interlacciate qui e lì che non gli consentono di guadagnare come me l'89% in un mese. Noi dimostriamo di applicare il metodo di Gunn in modo perfetto e di guadagnare come guadagnava Gunn, e c'è anche un motivo: io ho imparato Gunn, le tecniche di Gunn, dall'ultimo discepolo vivente di Gunn, che si chiama Joe Rondinone. Era molto giovane quando ha studiato con Gunn negli anni 50. Gunn lo prese sotto la sua ala protettiva perché era molto giovane, gli ricordava il figlio John Gunn, che si chiamava esattamente come Joe Rondinone, che poi in seguito a grandi liti, a grandi fratture e incomprensioni, Gunn interruppe i rapporti con il figlio a livello totale, il figlio anche, soprattutto fu il figlio a interromperli con il padre, e arrivarono ai ferri corti in modo così esasperato che Gunn diseredò il figlio. Quindi Gunn non aveva più il suo figlio maschio, aveva soltanto figlie femmine. Guida in Joe Rondinone, un po' il figlio che era andato via. Bene, e Joe Rondinone, quando studiò con Gunn, era l'unico allievo che veniva ammesso nei weekend a tavola con lui. Lo invitava a casa sua a pranzo, lo faceva stare con la sua famiglia, e poi pomeriggio gli faceva vedere i suoi grafici, gli faceva vedere come applicava veramente le sue tecniche che insegnava nei suoi corsi, cosa che non fece con nessun altro. Bene, Joe Rondinone era molto anziano quando io lo incontrai, e come feci a incontrarlo? Bene, andai a lavorare in America, in Lehman Brothers, lì c'era il grande Mario D'Urso, era un leader di questa investment bank. Pensare, Mario D'Urso era un uomo di mondo, era un grande investment banker, aveva relazioni internazionali di grande pregio, presidenti, era amico intimo di Kissinger, Henry Kissinger, il ministro degli esteri degli Stati Uniti d'America, il segretario di Stato, lo sanno tutti, aveva come sua fidanzata Margaret, not Thatcher, ma Margaret Windsor, la sorella della regina Elisabetta, era la sua fidanzata. Questi erano un po', no, le sue come dire, capacità di interagire a livello alto. E io fui quando ero molto giovane, fui accolto da lui in Lehman Brothers, già l'ho detto una volta ma ve lo ripeto, ero in ascensore e entrò un uomo in gessato blu di un veramente un carisma e un'eleganza impeccabile, e mi disse are you a new guy here? E lui disse sì, sono nuovo qua. E lui mi disse but where are you from? E io gli dissi ma I'm from Italy. Mi fa italiano, ma dimmelo subito. E mi disse ma cosa sono quelle scarpe marroni? E cos'è questo vestito marrone, questo completo marrone? Ricordati, sei italiano, porta in alto il nome del nostro paese. Da oggi in poi voglio vederti soltanto in gessato blu o in abito scuro. Non mettere mai il marrone, vatti a comprare un paio di church. Le church sono le nostre scarpe di ordinanza, London e New York. E io dissi, va, ok, d'accordo, grazie. E lui mi disse, se ti vedo un'altra volta vestito di marrone, ti sbatto fuori dalla banca. E io imparai la lezione. E quindi però già facevo trading, già ero molto, come dire,
versato nella tecnica tradizionale, però gli indicatori lineari non mi soddisfacevano. Non mi soddisfacevano perché? Perché rilevavo delle incongruenze, ma soprattutto delle carenze, perché ricevevo tutta una serie di informazioni contraddittorie. Un indicatore mi diceva vai short, un altro vai long, e alla fine dovevo andare long o short. Bene, soprattutto facevo soldi, ma poi li perdevo. Questo accadeva con l'analisi tecnica tradizionale. Allora, già in Italia avevo sentito parlare di William Wilbert Gann, e quindi appena arrivato a New York, che aveva 27 anni, 26, 9 mesi in realtà, ecco che mi dissi, ok, va bene, e chi è che ha conosciuto Gann? Io voglio incontrarlo, io voglio conoscere qualcuno. In quegli anni erano proprio il 1990, ecco che allora c'era ancora qualcuno vivo che aveva conosciuto Gann, che aveva studiato con Gann. Perché? Perché Gann era morto negli ultimi anni 50, no? Quindi ho detto ok, allora. E dopo molti mesi incontrai Gian Lominone, quindi studiai con lui, e lui, quando vide che avevo una conoscenza avanzata delle tecniche e astronomiche, già, perché mio zio era un astronomo, avevo una confidenza con tecniche molto più avanzate, mi disse ok, you are the guy I was looking for, e quindi tu sei la rete della nostra scuola, e portala avanti tu, scrivi un libro dove spieghi le dottrine di Gann in modo scientifico un giorno, e quando tu lo farai, in quel momento, e potrai dimostrare al mondo che, soprattutto con il tuo trading, allora la scuola sarà veramente, la tua legacy sarà veramente la tua mission, portare avanti il pensiero di Gann, il metodo di Gann. Bene, questo è quello che io faccio, ma soprattutto dimostro al mondo che io guadagno come Gann, faccio trading come Gann, posso prendere tutti i massimi e i minimi del giorno 23. Vi ho già mostrato adesso come ho preso esattamente il massimo del roll d'oro ieri a 1.1904, ma vedete, poi ho fatto piramiding, no? Cosa significa fare piramiding? Significa che quando il mercato poi scende, se io sono short, avendo fatto una prima vendita di $100,000 a 1.1904, faccio una seconda vendita e vediamo un po' dove ho venduto ancora. Dov'è che ho fatto adding position, quindi dov'è che ho aumentato il mio exposure? Vedete, a 1.1880, dopo 20 pip, ho venduto altri $100,000. A che ora? Alle, vedete, 15.48. Fantastico, eh? Ok? Bene, bene, bene. E poi che cosa accade? Vediamo un po'. E poi vedete, ho comprato alle 18.06, a 1.1828 mi sono ricoperto. In realtà il mercato era sceso più in basso, però siccome stavo facendo trading sul caffè che e sull'S&P, e poi avevo anche una conf call simultaneamente con i nostri avvocati in Lussemburgo, con i quali stiamo costituendo un hedge fund, quindi verso marzo sarà pronto un nuovo fondo di diritto lussemburghese, una piazza importante, con elevata trasparenza, una tradizione di gestione. In Lussemburgo abbiamo i fondi più importanti europei, lo vengono gestiti per miliardi e miliardi di euro, i patrimoni delle assicurazioni, delle banche, per il proprietary desk, e per tutte quelle che sono le asset manager più importanti. Bene, noi faremo questo fondo lussemburghese, sarà un fondo CTA che quindi farà future, su indici di borsa, su commodities, e poi farà forex. Bene, ovviamente avremo strategie direzionali come sono quelle, e questo fondo partirà a marzo, quindi avrò un po' di come dire, quindi vedo che il mercato scende 1.18:00, dico ok, ora vendo, poi mi arriva la call dell'oil, dell'avvocato, e beh, poi vedo che sta salendo, chiudo perché è risalito velocemente, chiudo subito a 1.18:28, quindi compro $200,000. Bene, queste sono operazioni che noi facciamo con un conto piccolo, piccolissimo, è un conto dimostrativo. Vedete, siamo partiti a agosto con $14,600, poi ve lo facciamo vedere dopo. Abbiamo fatto $29,600 il 10 settembre, siamo partiti il 26 agosto, in 15 giorni, poi vi faremo vedere anche le slide, e intendo gli stati conto, e poi da ottobre, poi esattamente dal 19 ottobre a ieri 23 siamo arrivati a 79, quindi 80%. Oggi abbiamo superato
l'85%, quindi insomma, siamo andati su livelli più alti. Dopo vi faremo vedere anche in caso quelli che sono i guadagni di oggi, ma a noi interessano i guadagni di ieri. Io ho guadagnato ieri il 13,45%, ho guadagnato 11.773 euro, lo vedete in basso a destra. Questa è una listing ufficiale di Interactive Broker, quindi nessuno può dire, ma no, sai, non è vero, ma sai. Queste sono le listing ufficiali, ragazzi, di Interactive Broker, quindi è un broker, uno tra i più seri al mondo, il più capitalizzato al mondo, il broker che utilizzano molti fondi anche. Questi, ragazzi, sono i nostri guadagni. Ma tutti questi guadagni come sono stati ottenuti? Come si possono ottenere? Con il nostro metodo quanto Trading Power. Allora vorrei farvi vedere, per esempio, come abbiamo fatto anche gli altri guadagni col caffè, perché ieri siamo entrati, erano entrati venerdì 20 novembre, sul minimo del caffè, e eccolo qua, a 117,5. Vedete? Perché siamo entrati a 117,5? Perché poi ieri, lunedì 20, no, qui c'è un errore. Scusate, c'è un scudo. I miei mi hanno fatto delle slide sbagliate, perché qui questo è il 23, poi dopo lo correggiamo. Quindi è ieri Monday, novembre 23, ok? Quindi poi semmai dopo lo correggiamo. Anzi, correggiamolo subito, in modo che poi chi ci vede non ha dubbi. Questo è novembre 23. Ok, Monday è lunedì, quindi è novembre 23 2020. Un attimo, allora lo correggiamo. Fantastico, purtroppo a volte c'è qualche refuso, a volte scappa, e quindi ora lo correggiamo subito, e lo riempiamo, tac, eccolo qua. Ok, grande, ora è corretto. Finalmente ora è corretto, ok, grande, quindi si può tornare a schermo intero. Quindi vedete, abbiamo comprato venerdì 20 a 117,5 il caffè, abbiamo venduto, io sto usando la notazione dei CFD, perché tutti con i CFD future li fanno in pochi, si fa dei future 1,17,5. E anche il sell di ieri era 1,1980 se faceva il future, ma insomma questa è la notazione del CFD, che è uguale, cambia soltanto, cambiano due decimali. Allora vedete, perché abbiamo comprato a 117,5? Perché il prezzo si trovava su una fast QPL, la fast QPL 1. Vedete questa linea zirigrinata che sale e scende a scaloni? Questo è un indicatore non lineare, proprio perché non ha strutture lineari, è una curva che viene approssimata per equazione, che salta, quindi salta come l'elettrone, proprio come il movimento dell'elettrone da un'orbita all'alto salta, e la generazione della curva è generata da un movimento simile a quello dell'elettrone, quindi ha strutture non lineari. E ecco che, vedete, a questo punto noi compriamo qui a 117,5 venerdì, quando il prezzo tocca la QPL1, si va un pochino giù di neanche un punto, va bene, ok, e poi però sale e ieri, lunedì 23 novembre, arriva esattamente sulla fast QPL2, quindi sull'orbitale successivo. Noi qui andiamo a fare il take profit. Guardate che cosa è successo dopo il take profit: i prezzi sono crollati giù, sono crollati di ben tre figure, anzi anche quattro figure rispetto al minimo di oggi. Quindi vedete, quattro punti, questo indicatore di prezzo, un quantum price line, la FASCO PL2, che applichiamo qui sull'intraday oppure sui momenti di pochi giorni, ci ha dato esattamente il massimo. La FASCO PL1 ci ha dato il minimo in cui entrare prima del reversal, e l'operazione è stata chirurgica. Siamo entrati a 117,5, abbiamo venduto a 119,8. Il caffè paga $375 appunto, avevamo i diversi contratti, anche in piramidi, siamo saliti, ecco, e questa è stata l'operazione sul caffè. Bene, quindi vedete, il prezzo, secondo il nostro sistema quando Trading Power, si muove in uno spazio curvo,
questo spazio è generato da quello che noi chiamiamo il P-Space, che è una matrice virtuale dove noi mettiamo prezzi, oggetti celesti del nostro sistema solare per calcolare la curvatura e la teoria della relatività generale di Einstein. Usiamo un tensore che è molto simile al tensore di Riemann per calcolare il coefficiente di curvatura, e il prezzo, quando scende, vedete, incontra una curvatura e poi risale, sale su e poi inverte. Questa curvatura dello spazio-tempo che fa deflettere il prezzo dell'elettrone, ecco che è molto importante. Ne vedremo più avanti nel corso di questo webinar alcune applicazioni e alcune spiegazioni più dettagliate, ma a me interessa sapere che il prezzo è come un raggio di luce, anzi un fotone, che nella teoria della relatività generale, poiché lo spazio è curvo, quando incontra una curvatura di questo spazio-tempo, inverte, quindi il prezzo scende, fa un minimo, incontra la curvatura deflette il prezzo fotone e il prezzo sale. Ragazzi, se qualcuno di voi fa analisi tecnica, ho sentito dei commenti che mi hanno riportato di gente che fa corsi, che fa trading e che da anni, si sa, non guadagna molto. Se gli va bene guadagna il 15% all'anno, ma da molti anni invece perde. E hanno detto, ma questo non è analisi tecnica, questo, ma sai, sono cose strane, e Fabio Resti sarebbe buttato fuori da qualsiasi società di analisi tecnica, come la sia. Ragazzi, questa è fisica della relatività di Einstein, teoria della relatività generale applicata al trading. Tra poco vi faremo vedere altri modelli che vengono dalla fisica quantistica, dalla meccanica quantistica, dove il prezzo funziona come un elettrone, come una particella. Questo rappresenta, no, le più alte applicazioni del pensiero scientifico contemporaneo. Rappresenta che cosa? La più grande rappresentazione di come si possa applicare una serie di modelli che vengono dalla fisica al prezzo per creare dei metamodelli. Il punto è questo: la maggior parte delle persone che fanno analisi tecnica ha la mente troppo limitata per capire che tutto quello che ci circonda è governato dalla fisica. Nei sistemi macrocosmici, pianeti, sistema solare, universo, galassie, la teoria della relatività spiega in modo egregio la maggior parte dei fenomeni, dai buchi neri a quella che è persino il moto di gravitazione universale scoperto da Newton, e poi le leggi di che però vengono viste, vengono spiegate in modo specifico, ma soprattutto si parte dal presupposto che la curvatura dello spazio-tempo e la deflessione del raggio di luce generi che cosa? Una serie di implicazioni che sono rilevanti poi per lo sviluppo della cosmologia contemporanea. La fisica quantistica spiega ogni fenomeno a livello di subparticelle e superparticelle. Non ci sarebbe elettricità se non esistessero gli elettroni. Ecco, Gunn paragonava il movimento dei prezzi a quello di un elettrone. Diceva, se vuoi scoprire il segreto che ti consentirà di guadagnare in borsa in modo costante come me e prevedere tutti i massimi e tutti i minimi, devi considerare i prezzi come elettroni. Vorrei leggervi un passo di Gunn, un'intervista che gli viene effettuata, dove lui spiega che cos'è la legge di vibrazione, la legge di vibrazione e i principi matematici della metodologia di Gunn. Secondo Gunn, il mercato e i suoi movimenti seguono un ordine ben preciso e si muove secondo principi matematici, ben al di là delle notizie e delle attese degli speculatori. E quando il presidente della Chairman, Powell, parla, o la Lagarde, chairman della BCE, o ECB, parla, la Banca Centrale Europea, e quindi i prezzi si muovono in base agli annunci che fanno sui tassi, sul bazooka, sul quantitative easing, oppure sul tightening. Bene, che cosa accade? Queste sono cause secondarie. Il prezzo rispetto a tali eventi si muove in modo, per alcuni significativo, ma per noi la causa dei movimenti del prezzo sono invece i principi matematici che governano l'armonia di tutto ciò che esiste nell'universo e di conseguenza anche il movimento dei prezzi. Quindi, se tutto ciò che esiste nell'universo obbedisce a leggi matematiche, a leggi della fisica,
Allo stesso modo, il comportamento dei prezzi non potrebbe essere diverso. Per me sarebbe strano, bizzarro, pensare che, poiché tutto quello che conosciamo della nostra esperienza umana è governato dalla fisica, come io accendo il cellulare e parlo con qualcuno che si trova all'altro capo del nostro pianeta, a New York, e come utilizzando che cosa? Delle onde elettromagnetiche che veicolano il segnale, no? 4G, 3G, 5G, si parla di ampiezza dell'onda, no? Bene, che cosa accade? Se io negassi che esistessero le onde elettromagnetiche e che sia possibile attraverso di esse comunicare con il cellulare, scusate, è arrivato il mio cucciolo, ho preso un bulldog francese da pochi giorni, è arrivato, sembra un Pokémon, tutto grigio con gli occhi azzurri, e è venuto qui a salutarmi un attimo con la sua padrona che è rientrata. Ok, torniamo a noi. Quindi tutto ciò che esiste nell'universo è regolato dalla fisica. Parlavamo di cellulari. Negare che le onde elettromagnetiche sono la base della trasmissione, l'onda portante, no? Beh, sarebbe alquanto primitivo e bizzarro. Negare che se io accendo un interruttore la lampadina si accende perché un flusso di elettroni si muove lungo il filo di rame della corrente, beh, anche questo sarebbe molto bizzarro e primitivo. Così, allo stesso modo, per me è primitivo e bizzarro negare che i prezzi si muovano vedendo le stesse leggi che governano tutto quello che ci circonda. È veramente una posizione superstiziosa. Questo, purtroppo, la maggior parte delle persone non riesce ad accettare. Comunque, non è un problema se lo accettano o no. Noi, nei nostri corsi, insegniamo come applicare questi modelli attraverso il nostro software che disegna, vedete, Quantum Price Lines. Questo era l'euro-dollaro, no? Prima l'abbiamo visto con degli angoli di GAN che vengono settati in modo specifico. La chiave di conversione del prezzo tempo è data da scale che noi insegniamo ai nostri allievi, sono un po' quelle che sono le chiavi segrete che usava GAN, che noi poi abbiamo esaminato, studiato e fatto evolvere secondo il metodo Quantum Trading Power. Qui sono l'angolo di GAN, guardate come prendo i massimi più importanti, guardate come l'angolo blu discendente, l'angolo blu che scende, prende questo grande minimo da cui il mercato riparte e fa un run up molto molto importante. Poi guardate come invece gli angoli qui scendono ancora e l'angolo rosso scende da tutti i minimi più importanti fino all'ultimo run up. Guardate come l'incrocio di due angoli viola dall'ultimo run up il segnale, il selling di entrata short a 1,19, noi siamo entrati short a 1,19,04. In realtà poi questa l'abbiamo fatto 6 giorni fa, quindi dopo 4 giorni il prezzo si era passato a 1,19,04, esattamente dove siamo entrati short. Bene, questa era un'applicazione, ma adesso vi vorremmo far vedere che cosa, lo stesso grafico di euro dollaro con le Quantum Price Lines e con qualche indicatore anche temporale. Perché? Perché nella teoria di Quantum Trading Power, così come nel sistema di GAN, il tempo e il prezzo sono due lati della stessa medaglia, ok? Direbbe Einstein, tempo e prezzo sono due elementi dello stesso continuum, cioè inseparabili. Come Einstein parla di spazio-tempo, noi parliamo di prezzo-tempo. Allora, secondo Einstein, il tempo dipende dalla velocità di un osservatore rispetto al fenomeno osservato, ok? E quindi il tempo si può dilatare o si può contrarre. Vi faccio un esempio pratico. Nel paradosso dei gemelli di Einstein, per spiegare appunto come il tempo si può dilatare e contrarre in relazione alla velocità di movimento, ossia di un osservatore, ma anche rispetto alla velocità della luce, parla dell'esistenza di due gemelli che nascono quindi appunto lo stesso giorno e che di cui uno fa il dentista e l'altro fa invece l'astronauta e diventa il collaudatore più importante delle astronavi spaziali del suo governo. Quindi questo governo, ovviamente siamo nel futuro, che cosa fai? Ma sviluppa in un progetto molto avanzato un'astronave che riesce ad andare alla velocità della luce, ragazzi. Quindi allora viene chiamato uno dei due gemelli per fare il collaudo, e questo c'è il presidente dello Stato, c'è il primo ministro, ci sono tutti
i politici più importanti, i giornalisti, i media che stanno lì e c'è ovviamente suo fratello gemello che fa il dentista e tutti e due hanno 35 anni, ok? E che cosa accade? Parte l'astronave con dentro il fratello gemello che fa l'astronave che va alla voce della luce, boom, si fa il giro del sistema solare, torna indietro in una frazione di secondo, quindi in una frazione di secondo, meno di un secondo, boom, torna indietro sulla Terra. Beh, l'astronauta apre lo sportello e trova panico, sviene quasi incredulo, trova il fratello lì ad aspettarlo con la barba bianca a 90 anni appoggiato seduto sulla sedia a rotelle, c'è qualcuno che lo spinge, è invecchiato improvvisamente di 55 anni, lui invece è giovane, era come era esattamente qualche frazione di secondo fa, cioè per l'astronauta è passata una frazione di secondo, per il fratello che è rimasto sulla Terra sono passati 55 anni. Perché? Perché Einstein ci insegna che la velocità di per un ente, un soggetto, ma è bene chiamarlo ente perché potrebbe anche essere un orologio atomico, quindi non necessariamente un essere umano, che si sposta alla velocità della luce, più ci si avvicina alla velocità della luce e più il tempo tende a contrarsi, cioè a rimanere fermo rispetto a che cosa? Rispetto ad altri osservatori che non si muovono alla velocità della luce, ma si muovono a velocità molto, molto inferiori. Perché il gemello rimasto sulla Terra si sposta? È perché in realtà lui è sulla Terra, la Terra compie un movimento intorno al Sole, di conseguenza si sposta, non rimane fermo, anche lui si sposta, quindi sono movimenti relativi, no? Ecco, vedete, questo è un po' un paradosso dove Einstein ci dice che non puoi calcolare o pensare allo spazio, di movimento nello spazio, senza pensare al tempo, e il tempo non lo puoi calcolare come variabile assoluta, ma è relativa al movimento, alla velocità di movimento rispetto a un osservatore nello spazio e a un altro. Quindi vedete, è molto interessante come concetto, perché questo ci fa pensare che per Einstein tempo e spazio sono indissolubili, così come per Gann, vedremo da poco in tecniche più avanzate, lo spazio viene sostituito dal prezzo, quindi il prezzo e il tempo sono indissolubili, quindi soltanto quando c'è in un momento particolare un segnale di prezzo e un segnale di tempo, perché il tempo per Gann è una variabile indipendente che indica inversione del trend di massimi e minimi, e se vogliamo fare soldi dobbiamo sapere dove si formano i massimi e i minimi, altrimenti non faremo mai soldi, ma perderemo soltanto tempo inutile, oppure perderemo. Bene, per Gann c'è un setup, quindi si opera, entriamo sul mercato soltanto quando c'è un prezzo tempo, ma non il prezzo tempo che vi raccontano gli insegnanti, i formatori di Gann Italia, che non conoscono nulla delle tecniche più avanzate, le tecniche segrete di Gann, che sono chiamate tecniche astronomiche. Magari c'è qualcuno anche che le conosce, però c'è un problema, non è un trader, è un analista. Non è una persona che sa fare come me, parlando di proprio elementi concreti. L'89% in un mese. Io ho fatto il 100% dal 26 agosto al 11 settembre 2020. Vi rifarò vedere, magari tra due mesi, un altro 80, 90, 100%. E poi tra sei mesi ancora un altro 80, 90%. Cioè in un anno posso fare rendimenti che sono ben superiori a quello che un trader normale può soltanto sognare e che guadagna non in un anno, ma che guadagna in 20 anni. Io lo faccio in un anno. Bene, c'è differenza tra essere un analista e un trader, perché l'analista è uno che fa analisi e dice: ma sai, il mercato potrebbe salire o scendere, se il prezzo rompe l'angolo di Gann potrebbe salire. Se il mercato sta lì e rimbalzerà su quella linea planetaria di Gann, allora il mercato salirà. Ma dicono sempre se, ma con i sei ma nessuno nella vita ha mai concluso niente. I sei ma non sono nient'altro che scuse dietro le quali ci si nasconde, perché si tratta di persone molto insicure che non sanno fare trading e non fanno trading perché l'hanno fatto in passato e hanno perso molti soldi e fanno anche perdere tanti soldi.
perché anche persone che dicono di conoscere bene Gartner, in realtà poi quando fanno corsi a allievi sono short, per esempio sull'S&P 500, sono sempre ribassisti dal 2016. E sapete quanta gente hanno fatto andare short? Tantissima, devo dire. Sapete quante decine, centinaia di migliaia di euro gli hanno fatto perdere? Tantissime. Perché? Perché di là non capiscono niente. Perché pensano di farsi belli pubblicando sul sito che loro hanno le tecniche segrete tratte dal Tunnel to the Air, il motore a 12 a 24 cilindri. Ma non sono dei galli, sono dei capponi castrati. Perché non sono capaci a fare trading, non sono capaci a fare l'80%, il 100% in un mese. Siete capaci, ovviamente non con una operazione, se compri un'opzione, se va bene, va male, ho fatto questo 100% con almeno un centinaio di operazioni, quindi fammi 100 operazioni, chiaro, se tu dici io compro una call, ho fatto il 100%, va bene, allora diciamo, e non me lo fare con 1.000 euro, che magari è il capitale che hanno a disposizione, fammelo con strada con 50.000 euro, strada con 100.000 euro, compra e vendi in modo direzionale, futures, come faccio io, Forex, compra esattamente sui massimi e sui minimi come faccio io, di euro dollaro, di caffè, di S&P 500 o di quello che vuoi tu, e poi mi fai 100 operazioni in un mese e mi fai vedere se fai l'80-100%. Questo è quello che vi diciamo. Ecco perché vi diciamo, prima di iscrivervi a un corso di trading, state attenti, andate a verificare le credenziali del formatore, chi è, quali sono i suoi, come dire, crediti internazionali. Questo formatore ha scritto dei libri a livello internazionale, è pubblicato in inglese da importanti editori finanziari, ha almeno in Italia un editore come il Sole 24 Ore che l'abbia mai pubblicato. Allora noi gli diciamo, beh, questo è, non dico la garanzia che il formatore sia valido, ma che perlomeno abbia dei titoli per qualificarsi come esperto di qualcosa. Se questa persona non ha scritto niente, ha scritto un libro, ha scritto qualcosa che è pubblicato da un editore internazionale in inglese, è un signor nessuno. Quindi cosa andate a fare corsi con gente che è un signor nessuno? Andare solo a perdere soldi? Sì. Ecco che allora vediamo invece quali sono i credits internazionali che io esibisco, che presento e che possono essere utili da capire prima di fare una scelta, per capire venite a un corso con Fabio Resse, no, vediamo un po'. Ok, allora guardiamoli un attimo insieme. Questi sono i libri che io ho scritto in Italia per il Sole 24 Ore editore, ok, bene, ho scritto questi libri, e a sinistra guadagnare in borsa con le opzioni, pubblicato per il Sole 24 Ore, a destra guadagnare in borsa in modo costante, pubblicato per maggiore, un libro che si rivolge ai principianti, ok? Assoluti. Ecco, e il libro guadagnare in borsa con le opzioni è stato pubblicato per il Sole 24 Ore editore, che è il mio editore italiano. Quando pubblico in Italia, pubblico con questo editore che rappresenta il tempio della finanza italiana, il GOT. Ma ecco che abbiamo però anche altri libri. Poi questo è l'ultimo testo che ho scritto in inglese, ed è Quantum Trading Power, il testo fondamentale, perché è stato indicato come, un attimo solo, un testo che ha cambiato l'analisi tecnica a livello internazionale, perché ha introdotto dei modelli non lineari del prezzo che indicano che cosa? Un approccio innovativo all'analisi tecnica, perché noi non utilizziamo più ormai da 25 anni indicatori oscillatori tradizionali di analisi tecnica, ma introduciamo in questo testo nuovi strumenti di analisi di trading non lineari basati sul concetto di grafici multidimensionali e di curvatura dello spazio-tempo in cui si muove il prezzo. Quindi il P-Space è un nuovo modo di analizzare i movimenti del prezzo attraverso una matrice prezzo-tempo nella quale il prezzo si muove come o come un fotone, cioè una particella di luce, e obbedisce alle leggi dello spazio curvo della teoria della relatività di Einstein, oppure come un elettrone che si muove attraverso salti quantici. Le QPL sono gli indicatori di prezzo non lineari, le Quantum Price Lines, quelle che avete visto prima sul caffè, che vi facciamo rivedere ancora una volta. Un attimo solo, ora ci arriviamo. Ecco, vedete, queste sono le Quantum Price Lines, ok? Linee quantiche di prezzo. Le Quantum Price Lines ci consentono di prevedere i massimi. Guardate come la precisione
delle QPL ha preso la maggior parte dei massimi e dei minimi, ovviamente quando c'era anche un algoritmo temporale insieme. Guardate come ancora una volta le quantum precedenti ci hanno dato nel buy a 117 e mezzo di venerdì il minimo della giornata, e poi abbiamo fatto ieri, quindi 23 novembre, il sell, quindi il take profit a esattamente 119 sul massimo della giornata. Queste sono le quantum price lines che imparerete a mettere su qualsiasi grafico nei nostri corsi, e guardate come a questo punto come queste linee definiscono tutti gli altri minimi e tutti gli altri massimi. Bene, queste linee di resistenza e supporto non lineare non hanno niente a che vedere con l'analisi tecnica, sono disegnate dal nostro software che diamo ai nostri allievi per poter effettuare le loro analisi e poi il loro trading, cioè il trading secondo Quantum Trading Power, che ci consente di entrare long esattamente sul minimo e uscire short sul massimo, oppure di fare take profit sul massimo o di entrare short sul massimo e chiudere l'operazione sul minimo. Ecco, ma poi abbiamo sempre secondo quello che indichiamo nel nostro libro Quantum Trading, eccolo qua, abbiamo che cosa? Abbiamo anche non solo le quantum price lines, ma i time algo, time algo TA o quantum time algo QTA, che sono algoritmi temporali che indicano il movimento di inversione o accelerazione del trend. E poi abbiamo le quantum entelechy, con punti di convergenza di più curvature, che generano l'inversione del trend e quindi i massimi minimi. Allora, andiamo a vedere un esempio di time algo, algoritmo temporale, o di ED entelechia quantica. Lo vediamo sempre sull'operazione fatta ieri. La vediamo sempre sull'operazione del euro-dollaro. Guardate come un esempio di indicatore temporale. Ne mettiamo uno che potete capire subito, vedere tutti facile, perché poi abbiamo indicatori un pochino più complessi dove dovete essere addestrati da noi nei corsi dal sesto al decimo livello per comprendere tutti i segreti degli algoritmi che indicano punti di inversione del trend. Allora, vedete questa curva gialla che attraversa tutto il grafico è sia una QPL, ma è una QPL speciale, perché è anche una QPL che indica allo stesso modo, allo stesso tempo, un quantum time algo, cioè momenti di inversione, perché questa linea, al contrario delle altre, vedete, ondeggia, sale e scende, quindi è un indicatore anche di tempo, e guardate come, dove c'è a destra la freccia blu, siamo sul minimo della discesa, ok? Quindi guardate come la sinusoide, dove c'è la freccia blu a destra, è sul minimo. Allora, se io vado a prolungare la freccia, vedete come trovo esattamente il minimo sulla linea verde, sulla QPL verde, di euro dollaro. Questo è molto molto importante. Dove viene fatto questo minimo? Guardiamolo insieme. Un attimo, scusate, sono andato sull'altra slide. Chiedo scusa, ora devo riprenderla. Che quando chiudo un cursore del... eccoci qua, siamo ritornati. Vedete? Vedete, è una linea che si trova a 1,16, no? Vedete? Intorno a 1,16. Quindi lì, ecco che dove passa la linea verde, siamo intorno a 1,16 circa. E poi invece qui, dove c'è la linea gialla, siamo sul minimo della sinusoide. La linea gialla indica il tempo in cui si può manifestare un'inversione. Se il prezzo si trova simultaneamente su una QPL, che è una QPL portante di prezzo, come la linea verde, in questo momento si forma un segnale prezzo-tempo. Di conseguenza, secondo il sistema che insegniamo ai nostri allievi, si forma un minimo e il prezzo sale su. Ecco perché io riesco a fare risk-reward ratio pari a 1 a 5, cioè rischio 1 di stop per portarmi a casa 5, perché soltanto attraverso questi indicatori di tempo e di prezzo posso prevedere i minimi. Allora, se entro sul minimo, poi quando il mercato sale faccio piramidi, cioè vado a fare heading position, più il mercato sale e più io aumento la mia posizione. Quando arrivo a target, capirete bene che arrivo con un numero di lotti molto importante. Qualcuno dice, ma è pericoloso così, se tu aumenti la tua posizione, ecco che allora rischi tanto. No, non rischio tanto perché ho detto di stop, e non rischio perché secondo il mio modello le probabilità che il prezzo vada a target sono molto molto elevate. E
lì il calcolo delle probabilità ci insegna che questo può accadere almeno 7-8 volte su 10. Persino il movimento di un elettrone che salta da un'orbita all'altro non è nient'altro che una probabilità che si sposti da un'orbita all'altro, di trovarlo lì sull'orbitale successivo quando l'elettrone riceve una lezione di energia, perché viene fatta collassare la funzione di Schrödinger e di conseguenza la costante di salto K, anzi H, scusa, la costante di salto H di Max Planck ci indica il punto più probabile in cui l'elettrone si troverà, no? Quando noi lo andiamo a osservare. Bene, anche lì si parla di probabilità, noi parliamo di probabilità molto alte, la fisica quantistica parla di probabilità molto alte, poi abbiamo lo stop loss, se lo stop loss salta perdiamo uno, se lo stop loss invece non salta perché il prezzo va nella nostra direzione, facciamo pyramiding, facciamo heading position, arriviamo a target con un riskable ratio, quindi guadagniamo almeno 5 volte lo stop, quindi se rischiamo lo 0,50%, che è quello che rischiamo abitualmente, nel nostro sistema guadagneremo almeno 2,5% a singola operazione. Capite bene, se io faccio più operazioni al giorno, è facile fare come ho fatto ieri, è facile guadagnare come ho fatto ieri. Lo vediamo subito. E eccolo qua, il 13,45%. Ho fatto tante operazioni intraday che mi hanno consentito poi con il pyramiding di arrivare al 13,45%. Io ho un RR un po' più alto di 5, a volte faccio 7, a volte faccio 8, quindi già se a volte faccio addirittura 10, quindi se riesco il 2,5%, cioè se, chiedo scusa, se rischio lo 0,50 con RR 1 a 8 o 1 a 10 mi porto a casa non il 2,5 ma il 5%, quindi faccio 3 operazioni e arrivo a fare il 45% in un giorno. Adesso andiamo a guardare la nostra piattaforma Interactive Broker in diretta, perché abbiamo molti scettici che pensano che uno screenshot che vi facciamo vedere sia magari costruito al computer, sia fake, ma cosa c'è di meglio che guardare la piattaforma in diretta? Mentre ve l'apro vi faccio vedere il resoconto live. Facciamolo insieme. Andiamo su resoconti e adesso andiamo a vedere il report del 23 novembre. Lunedì. Che è quello in cui abbiamo realizzato il 13%. Eccolo, adesso lo andiamo a vedere insieme. Vedete? Eccoci. Abbiamo, come potete osservare, in alto Fabio Resti, sono io. Qui c'è il guadagno della giornata del 23 novembre, 11.773 dollari. Esattamente come vi avevo detto, ve l'ho aperta in diretta con un 13, quindi con la 45% di profitto su un capitale che era inizialmente all'apertura di lunedì, cioè, o alla chiusura di venerdì, la stessa cosa, 87.514 dollari, più 11.773 dollari di guadagno in un giorno, 13,45%. Ma qualcuno può pensare, ma questo è un giro fortunato, chissà come sono stati gli altri. Adesso invece voglio analizzare le performance dal 20 ottobre al 24 novembre 2020. Bene, sono sempre sulla piattaforma Interactive Brokers online e voglio farvi vedere se ci sono stati per caso dei versamenti dal 20 ottobre a oggi. Ecco, quindi vado a fare una query con un gestore transazioni e gliele vado a chiedere dal 20 di ottobre 2020 fino a oggi, e mi dice che non vi sono state transazioni per questo periodo, cioè non ci sono state addizioni di capitale, perché alcuni usano il trucchettino di aggiungere del capitale e poi vi dico, vedi, ho fatto il 50% in, non so, 20 giorni, in 6 mesi. Noi qui dal 20 ottobre al 27-11 non abbiamo aggiunto transazioni perché questo è il periodo che stiamo analizzando. Adesso possiamo vedere finalmente i resoconti. Apriamo la sezione resoconti e chiediamo la sintesi realizzata dall'intervallo che va da 20 ottobre al 24 e gli chiediamo di generarci un resoconto. Eccolo qua davanti a voi, in real time verrà generato,
e vedete il valore patrimoniale netto. Vedete, il valore patrimoniale netto generato dalla piattaforma indica che abbiamo avuto un incremento che va da 53.000 dollari che erano sul conto in chiusura di 19 ottobre, e quindi dalla mattina del 20 ottobre, da quando abbiamo fatto trading, il periodo considerato, fino al 24 novembre in chiusura, abbiamo generato un guadagno di 47.000 dollari, pari all'88,99, quindi 89%. Infatti il saldo, la sera del 24 novembre, è di 100.000 dollari e 164. 100.164 dollari. Valore iniziale del periodo 53.000 dollari e 1 dollaro. Quindi vedete, questo è un report genuino, autentico. Io abbiamo dimostrato prima che non ci sono state addizioni di capitale nel periodo considerato, e abbiamo generato quindi abbiamo guadagnato 50 su 53.000 dollari di capitale iniziale, ne abbiamo guadagnati 47.000 in circa un mese, dal 20 ottobre al 24 novembre 2020. Questi sono i fatti, queste sono le prove della potenza del nostro trading, e di conseguenza questi valori sono stati generati davanti a voi in modo inequivocabile dalla nostra piattaforma. Che cosa imparerete nei nostri corsi della Quantum Trading School? Bene, innanzitutto vi farò vedere come il prezzo si muove in uno spazio curvo, e perché il prezzo all'interno dei grafici tridimensionali, quando incontra una curvatura, fa un minimo e quindi i prezzi da lì cominciano a salire, oppure un massimo e i prezzi da lì cominciano a scendere. Noi, attraverso le nostre tecniche quantiche basate sulle entelechie, sulle quantum price lines e gli algoritmi quantici temporali, siamo in grado di prevedere con grande precisione i massimi e i minimi di commodities, indici di borsa, forex, valute, come abbiamo dimostrato sempre negli ultimi 3 anni, continuamente e con grande precisione. Vi farò vedere come il prezzo è come un elettrone che si muove per salti quantici. Da C si trova su un orbitale che esprime un certo livello energetico e salta fino a B. Tra C e B esiste una costante, la costante H di Planck. Quindi possiamo misurare la costante di salto tra C, B e B e A. Questo che cosa vuol dire? Che se il prezzo veramente si muove come un elettrone, prendiamo gli orbitali precedenti e li segniamo sul grafico. Abbiamo delle linee quantiche di prezzo che sono le QPL. E sono queste linee di color violetto. Abbiamo la QPL A2, la 3, la 4, la 5, sono diversi orbitali quantici, ogni orbitale dista dall'altro un certo intervallo di prezzo, indicato dalla costante H di Planck. Bene, il nostro software ce li mette sul grafico, anche se avete fatto la terza media potete capire tutto in modo semplice, diretto e veloce, perché io vi insegnerò come usare il nostro software che vi indica dove si formeranno i prossimi massimi e i prossimi minimi. Vedete, nel punto C abbiamo l'intersezione tra due linee quantiche, una gialla e una viola. Nel punto C i prezzi dell'oro erano 1204, esattamente il 10 luglio 2017. Bene, io qui ho fatto una previsione pubblica, ho detto il prezzo arriverà fino a 1249 e poi a 1295. Perché? Perché questi erano gli obiettivi degli orbitali quantici, delle QPL A2, A3, A4. Sulla QPL A2 si è formata l'entelechia, cioè l'intersezione tra due linee quantiche di colore diverso. Qui abbiamo stabilito che si sarebbe formato un minimo mentre i prezzi stavano crollando, perché crollavano da 2 mesi. E allora qui abbiamo comprato nel punto C long a 1204, abbiamo messo uno stop loss 10 punti più in basso e siamo andati long. Primo target 1249, secondo target 1295. Questo è quanto avevo scritto nel mio post del 10 luglio 2017 su Facebook. Bene, se il prezzo del punto C a 1204 avesse rotto la linea quantica e il nostro stop loss 10 punti più in basso, 1194, fosse stato preso, noi avremmo fatto stop e reverse e saremmo andati short fino alla linea quantica inferiore, la QPL A1 linea quantica, che si trovava esattamente 45 punti più in basso. Ma i prezzi dove sono andati dopo che abbiamo comprato il punto 5 a 1204? Come potete osservare, sono arrivati prima a 1249, esattamente come abbiamo previsto, e poi a 1295, toccando prima un orbitale quantico e poi andando fino a quello successivo. Previsione perfettamente centrata,
90 punti di oro, 100 dollari appunto, 9.000 dollari in meno di un mese. RR risk reward ratio, stop loss 10, 90 punti di guadagno, 1 a 9. Quindi abbiamo rischiato 10 punti di oro di gold future per guadagnarne 90. Risk reward ratio 1 a 9. La maggior parte delle strategie sulle opzioni che mi vendono come infallibili per guadagnare soldi ogni mese in modo non direzionale hanno un risk reward ratio 3 a 1, cioè rischiate 3 per guadagnare 1. A livello di secondo principio della termodinamica, il vostro sistema ha molta entropia e di conseguenza siete condannati a perdere prima o poi tutto il vostro capitale, buona parte di esso. Bene, questo è solo un esempio di linee quanti. Ancora sul gold futures, è una weekly chart. Abbiamo messo le VPL, guardate come alla rottura della VPL1 i prezzi schizzano in alto. La VPL1 ha bloccato il mercato nel 2016, nel 2017. Ecco, finalmente poi la VPL1 è stata rotta. Primo target VPL2, secondo target VPL3. Guardate come ha fatto il top storico ad agosto del 2020, proprio esattamente sulla VPL3, poi è sceso giù di 200 punti. Bene, vedete il top storico adesso in un altro modo con altre QPL che si incrociano, tre QPL, quella verde, quella viola, quella blu, dove è esattamente al 2089, dove si è formato da questo incrocio delle QPL che noi chiamiamo entelechia. Entelechia è un termine che viene dal linguaggio aristotelico e che significa processo che si autoperfeziona nel suo limite. Ripeto, processo che si autoperfeziona nel suo limite. Indica che nessuno vede che lì c'è un massimo, tutti pensano che magari il mercato dell'oro sale ancora, schizza all'infinito o in alto, invece noi sappiamo che lì c'è entelechia e vediamo che si formerà un massimo e poi i prezzi corrono di 200 punti, quindi diciamo, ecco, vedi, l'abbiamo visto noi prima in un punto che poi si è trasformato in un movimento ribassista di 200 punti, quindi il processo si è autoperfezionato, quello del massimo nel divenire dopo nel limite, l'hanno visto tutti. Bene, ok. Questo era il DAX, invece, questo, e poi questo è il DAX, dove applichiamo altre tecniche che insegniamo nel primo e nel secondo livello, i ritracciamenti secondo livello, un approccio quantico. Anche qui, vedete, abbiamo varie percentuali, ma a questo punto subentra l'algoritmo temporale, il Master Time Factor di WDGAN, GAN, come lo pronunciate in italiano. Il cerchio è composto da 360 gradi, ogni grado rappresenta una unità temporale. L'unità temporale si proiettano dai massimi e minimi, proietto questo triangolo equilatero dal massimo, e vedete che abbiamo 120 giorni dal top e ne abbiamo 239, cioè quasi 240. Dal top il triangolo temporale si chiude e si forma un minimo da cui il mercato schizza in su di 2000 punti. Questo era il DAX con le tecniche del primo e del secondo livello, tempo-prezzo lineari, che però evolvono in tecniche non lineari all'interno delle linee quantiche, delle quantum time delle QPL, quantum price lines e quantum time algoritmi temporali quantici non lineari. Bene, queste sono alcune tecniche che vi insegneremo insieme a altre nei nostri corsi. Principi operativi della nostra metodologia di trading QTP, quali sono? Bene, innanzitutto abbiamo sempre un risk reward ratio superiore a 1 a 5, o in media non inferiore a 1 a 5. Lavoriamo a volte sulle commodities, su rialzi molto importanti che possono raggiungere anche il 100%, lì si arriva al risk reward ratio 1 a 20, 1 a 30 facendo piramidi. Perché? Perché facciamo piramidi, noi in ogni trade facciamo piramidi, anche un trade di, non so, 100 punti di S&P 500, persino di 50 punti soltanto, se è un trade di S&P 500 50 punti, come target ogni 10 punti facciamo piramidi, e arriviamo a target con 50 punti col primo contratto, 40 punti col secondo, 30 con l'altro contratto e 20 punti con un altro contratto ancora, e sull'ultimo contratto abbiamo 10 punti di guadagno, quindi 50 più 40 più 30 più 20 più 10. Questo è il totale dei punti che andiamo a totalizzare, tantissimi punti. Non facciamo mai media al ribasso, se lo stop salta, se siamo sul tap verso tempo primario si fa stop reverse, oppure se sappiamo che quello è un punto in cui ci sono due QPL che passano molto vicino l'una all'altra, aspettiamo un attimo, vediamo se rompe, se non rompe il livello dello stop, valutiamo di rientrare un'altra volta sul livello di più basso, ma secondo regole specifiche. WDGAN, quando gli chiedevano quale fosse il segreto dei suoi guadagni, rispondeva:
Innanzitutto, quando perdi, imparare a perdere poco, e quando guadagnerai, guadagnerai molto di più. Ecco, in questo assunto Gandhi realizzava che cosa? Un aforisma, un assioma, enunciava il concetto che il risk-reward ratio deve essere, quindi, non inferiore a 1 a 5, perché quando perdi devi perdere molto poco. 1, quando perdi, poco. Quando guadagni devi guadagnare molto di più, esattamente come facciamo noi, come insegniamo ai nostri allievi secondo un sistema di money management quantico, anche questo perché lavora su salti quantici esponenziali all'interno poi della moltiplicazione dei profitti. Ed ecco che Visco, Ignazio Visco, il chairman di Banca Italia, dice: abbiamo una forte incertezza, crollo del PIL, più disoccupati, lo diceva a fine maggio. Immaginatevi ora con il nuovo lockdown che ci sarà, quanti disoccupati in più avremo? Sarà una catastrofe per l'Italia. Purtroppo non possiamo nascondereci dietro un dito, dobbiamo guardare dritti alla realtà, nuda e cruda com'è. Ecco, l'Europa è in crisi, l'Italia sta affondando, quindi questo significa recessione, povertà, fame, problemi di ordine sociale, perché le imprese poi si ora chiuderanno con il nuovo lockdown, non sanno quando potranno riaprire, se stanno già mettendo in cassa integrazione, stanno già licenziando dipendenti, professionisti e titolari di partita IVA sono disperati, tutto, il business sta crollando, i fatturati stanno calando, molte imprese stanno licenziando, molte imprese piccole, molti professionisti stanno chiudendo l'attività. Sono disperati, ma gli allievi della Quantum Trade School non temono nulla di questo futuro. Perché? Perché imparano a guadagnare con il training in modo costante, fanno trading insieme a me. Quasi tutti i giorni, molte volte a settimana, io mostro come faccio il reading, come applico le tecniche, le insegno lezioni, loro mi fanno domande nella chat, riservo agli allievi, c'è un'interazione continua. Il corso non è soltanto quello istituzionale che teniamo full immersion, 10 lezioni in un anno, ma il corso è quello che facciamo quotidianamente, dove gli allievi mi dicono dove devo mettere lo stop loss, dove devo fare piramide, dove devo andare al take profit. Io mostro come applicare le linee quantiche, gli algoritmi temporali, sia sull'intraday sia sui time frame superiori. Abbiamo due tipi di trading: uno per chi ama l'intraday lo può fare chiudendo operazioni durante il giorno, altri che invece vogliono fare una operazione a settimana in tutto relax. Anche se hanno poco tempo perché sono impegnati sul lavoro, mettono il loro ordine limit, quando viene preso, simultaneamente hanno già messo lo stop loss e persino il take profit. Quindi noi già sappiamo dove arriverà il mercato, quindi mettiamo take profit. Beh, ve l'ho dimostrato con le distinte che vi ho proiettato: ho fatto il 100% in 15 giorni, dal 26 agosto al 12 settembre, ho fatto nell'ultima settimana di trading che si è chiusa il 29 di ottobre 2020. Soltanto il 28% in 7 giorni, questo lo faccio abitualmente. I miei allievi invece faranno il 10% al mese. Questo è quello che noi insegniamo, 2,5 settimane in media. Bene, come funzionano i nostri corsi? Abbiamo 3 pacchetti di formazione per aiutarvi a realizzare i vostri obiettivi personali e finanziari. Abbiamo il corso per diventare un trader professionista, il Platinum Quantum Trading, un percorso completo dove insegniamo in 12 mesi tutte le tecniche segrete di W di GAN, incluso il Master Time Factor di livello superiore, ma tutte le tecniche di Quantum Trading, le famose Quantum Price Lines che vi ho mostrato, le tecniche di tempo, gli algoritmi segreti temporali, i Quantum Time Algo che ci indicano tutti i massimi e tutti i minimi dove si formeranno, e il nostro software ve lo diamo compreso all'interno del pacchetto. Poi abbiamo il Golden Quantum Trading, dove vi diamo i primi 5 livelli rispetto ai 10 livelli totali, un percorso che vi insegna a fare trading bene, non diventare ancora trader pro, non diventare ancora persone che potranno vivere di trading soltanto, ma imparare a fare trading bene, imparare la metà delle tecniche di GAN, la metà delle tecniche di quantum trading. Quindi parliamo un po' di atletica anche, però svilupperemo le tecniche superiori dal sesto al decimo livello, che sono oggetto del Platinum. Poi invece abbiamo, per chi vuole cominciare, magari gli studenti, magari persone che hanno un budget molto limitato, lo Starter Quantum Trading, primo livello, il percorso che vi consente di cominciare a guadagnare con le tecniche lineari di tempo e di prezzo. Vi insegnerò il money management di W di GAN e quello quantico per poter avere sempre un controllo totale della position size e non perdere mai.
più di 50 euro al massimo ogni 10.000 euro di capitale. Quindi se avete invece 100.000 prendete al massimo 500 euro. Quando partirà il vostro stop loss, cresceremo soltanto lo 0,50% del conto dell'equity per ogni singolo trade. In tutti i pacchetti vi diamo il software dedicato, il materiale didattico. Ecco, il software ve lo diamo soltanto nel Golden e nel Platinum, nello Starter non vi diamo il software, ok? Perché potete usare altre piattaforme gratuite. Il costo del pacchetto Platinum, Quantum Trading, per entrare nella scuola di trading e fare trading con me un anno, 12 mesi, giorno dopo giorno, e diventare un trader professionista ed essere seguito da me personalmente, che sarò il vostro tutor, il vostro trader e vi guiderò in ogni singola operazione. Bene, il costo del pacchetto è, per diventare un trader professionista, 17.700 euro. Ma se vi iscrivete durante una delle nostre giornate gratuite, durante queste promozioni, vi diamo il prezzo del corso per un anno a 12.900 euro. È il costo di un master. Se voi andate a fare un master per diventare un business lawyer, un avvocato di affari, oppure potete fare qualsiasi tipo di specializzazione, vorrei fare un corso post laurea, bene, pagate 12.000-20.000 euro, bene, però non imparate a guadagnare soldi subito, dovranno passare anni prima di guadagnare soldi. Invece con questo corso investirete 12.900 euro, sarà il vostro miglior investimento della vostra vita. Perché? Perché facendo trading insieme a me, se avete un capitale di 100.000 euro con cui far trading, vi basterà un mese per recuperare il costo dell'investimento, seguendo i miei trades, copiandoli e poi imparando il mese successivo a diventare magari un po' più autonomi e facendo sempre domande a mercato aperto sulle tecniche migliori da utilizzare per prendere massimi. Se fate trading con 50.000 euro ci metterete 2 mesi circa, se fate trading con invece 30.000 euro ci metterete 4-5 mesi, ma recupererete il vostro investimento. Parola di Fabio Oreste: My word is my bond. Questo nel mondo del financial trading è molto importante. Una volta, quando eravamo sul desk dell'investment bank, si compravano e si vendevano decine di milioni di dollari per singolo trade su Forex, e si diceva: ok, compra. E la parola, la registrazione valeva. Non si mandavano mica i contratti scritti dal broker quando si faceva ordine al telefono. Beh, oggi si danno ordine al computer, ma in finanza, nei desk dell'investment banker, c'è questa regola: My word is my bond, la mia parola è il mio impegno. Quindi mi impegno nei vostri confronti a farvi recuperare il costo dell'investimento, perché coprirete i miei segnali, coprirete il mio training. E ragazzi, uno che fa il 100% in 15 giorni, come vi ho dimostrato con estratti conto di Interactive Broker alla mano, uno che fa il 28% in 7 giorni, pensate che avrà problemi a farvi recuperare questo investimento che farete? No doubt about that, non c'è dubbio, state tranquilli. Bene, poi abbiamo invece il corso Golden, avete magari dei limiti di budget, e il costo istituzionale per i primi 5 livelli, se non 10 livelli, dove imparate, abbiamo detto, la metà delle tecniche di Gann, e la metà delle tecniche di Quantum Trading costa 7.900 euro, ma se vi iscrivete durante questa promozione lo pagherete soltanto 5.997 euro, e imparerete a fare trading veramente bene. Non farete più errori di position size, non avrete più drawdown 40-50%, questo non vi potrà mai più capitare. Se applicherete le nostre tecniche di position size automatico, di money management, avrete drawdown 8-10-12%, magari. Ma quando guadagnerete 5 volte di più dello stop loss che metterete in pratica. Quindi vi basteranno, anche se prenderete nella peggiore delle ipotesi 5 stop di fila, un'operazione in guadagno per cancellare 5 perdite e andare in pari. Ma poi il resto sarà tutto guadagno. Immaginate come salirà il vostro equity in modo lineare verso l'alto, con delle piccole inclinazioni e drawdown verso il basso, gambette verso il basso, perché ogni volta che guadagnate, guadagnate 2,5, ogni volta che perdete l'1%. Ci aspettiamo che un allievo avanzato guadagni 7 volte su 10, un principiante, anche se riuscirà a guadagnare soltanto 5 volte su 10, farà il 10% al mese più o meno. Chiedeteci le slide di money management a info che c'è la Quantum Trading School e ve le manderemo. Poi, ancora una volta,
corso trading, quanto trading starter, che destiniamo un po' agli studenti, a chi comincia con un budget molto limitato, costa 4.200 euro. Bene, lo pagherete 2.447 euro. In ogni corso vi regaliamo sia Platinum, Starter, Golden, vi regaliamo tutta una serie di bundle aggiuntivi. C'è un corso di psicologia del trading, tipo PowerMind, corsi tecniche di dinamica mentale. Ne parleremo meglio nel corso psicologia del trading per poter essere al meglio delle nostre potenzialità psicofisiche per fare trading in modo eccellente, per sviluppare potere, personal power e acutezza mentale, forza di volontà e soprattutto distacco dal mercato in modo tale da dominarlo e diventare tutt'uno con esso, in modo che realizzeremo il grande obiettivo di fare trading senza stress. Come nello Zen, dove si colpisce il bersaglio diventando tutt'uno con il respiro, con la freccia e il bersaglio. In questo modo diventeremo tutt'uno con il mercato applicando le tecniche di quantum trading. Bene, ragazzi, questa era la presentazione dei nostri corsi. Qualsiasi investimento farete, lo recupererete insieme a me. Andate a leggere le recensioni delle decine degli amici che vi hanno preceduto sotto le nostre pagine e vi diranno come hanno recuperato il costo del corso. Andate su Facebook, mettete Quantum Trading School e vedete cosa scrivono gli allievi che vi hanno preceduto, quanto hanno guadagnato, come sono soddisfatti, perché reputano il loro corso nella Quantum Trading School il miglior investimento fatto finora. Bene, siamo pronti per ricominciare, quindi adesso dobbiamo vedere insieme che cosa. Abbiamo detto che vi avremmo dato alcune date in cui avremmo manifestato delle previsioni. Bene, allora, per S&P 500 le date più importanti sono due nei prossimi 45 giorni. Andiamo insieme ora a vedere quali. Allora, un attimo solo che andiamo sulle slide. Ok, allora. Ah, ok, no, qui vedo che mi hanno tolto le slide con le previsioni che avevo fatto. Io le avevo fatte, ma non le ho inserite, comunque me le ricordo a memoria. No problem, no problem. Allora, la prossima data di inversione importante è tra il 21 e il 22 dicembre. In queste date potremo avere su S&P 500 con le borse mondiali delle inversioni, ma un'altra data importantissima è tra il 8 gennaio 2021 e lunedì 11 gennaio 2021, grandi inversioni su S&P 500 su borse mondiali. Che cosa vuol dire? Che se in queste date, in questi intervalli temporali, il prezzo si troverà su un massimo, noi venderemo; se si troverà su un minimo, noi compreremo, secondo il sistema specifico di quanto te ne pare. Ora, come farete a sapere se è sul massimo o meno? Beh, lo guardate sul grafico, se il prezzo sta salendo da molti giorni, è chiaro che quello lì è il target, no? Quindi, e come fate a sapere se sarà sul minimo? Stessa cosa, se i prezzi stanno scendendo ininterrottamente, anche quello lì potrà essere un minimo. Chiaro che il prezzo esatto, però, se c'è fast market, in 2 giorni ci possono essere anche 100 punti di differenza che fanno, appunto, sono il distinguo da chi guadagna e chi perde per riuscire a entrare in modo chirurgico. Dovete avere le tecniche di quantum trading complete per calcolare sia il tempo che il prezzo in cui ci sarà un'inversione, non soltanto il tempo, ma anche il prezzo. Però noi vediamo queste finestre temporali in cui si potranno aprire delle inversioni. Allora, vediamo un po', abbiamo una domanda che ci è arrivata, che ci dice Davide, ci chiede se si tiene conto del capitale iniziale sul conto dimostrativo che ci ha mostrato. Supponiamo fosse il conto RAI di una persona che inizia con un capitale modesto, con quello di partenza, per rispettare il money management. Suppongo che le operazioni avrebbero dovuto avere una size piuttosto piccola. Certo, giusto, Co è corretto, ma è tutto percentuale. Se lei avesse seguito il nostro metodo, anche partendo con un capitale da 10.000 dollari, avrebbe guadagnato il 100% o l'89% se avesse applicato il mio metodo, entrando sugli stessi setup. Vede, deve comprendere che il nostro metodo è altamente ripetibile, il nostro metodo è replicabile,
perché gli allievi sono in grado di fare operazioni già dopo 2 mesi in modo totalmente autonomo. Nei primi 60 giorni in chat allievi fanno domande, come applico questa tecnica che hai insegnato nel corso e dove devo mettere lo stop, ma il profit target lo devo spostare più in alto perché c'è stato un movimento di prezzo? No. Quindi, oppure il trading stop per andare in take profit se il mercato improvvisamente inverte lo metto qui, oppure io dico a volte no, l'hai messo troppo vicino e così sarei buttato fuori subito, mentre se lo metto un po' più lontano c'è la possibilità che fai respirare il mercato e di conseguenza il mercato fa un movimento importante. Ecco che allora tutto questo rappresenta che cosa? L'applicazione di una serie di tecniche che vengono insegnate alle lezioni in modo teorico, ma poi vengono messe alla prova nel mercato reale, dove io le uso, dimostro come entro. Molti di quei trader che mi hanno consentito di fare il 100% dal 26 di agosto all'11 settembre, di fare oltre l'80% dal 26 ottobre a oggi, sono operazioni che ho condiviso con i miei allievi, che meglio abbiano fatto. Quindi che cosa vuol dire? Che dopo 2 mesi che gli allievi fanno domande in chat, si confrontano con me, seguono i miei trade, sono autonomi, possono tranquillamente aprire operazioni da soli. Infatti sono loro che propongono in chat: guarda, sono entrato short sul platino, sono andato long sul petrolio, sono andato short su AUD/NZD, su euro oppure USD Japanese Yen. Sono loro che postano i grafici con le schermate del software, indicando a tutti la loro entrata per vedere anche io cosa dico, perché io dico sempre: pubblicate sulla chat allievi molti dei grafici che studiate con il nostro software, in modo tale che mi dite e mi fate vedere come vorreste entrare. In questo modo io capisco quanto voi state metabolizzando. Perché? Perché è una questione di allenamento. Se voi volete diventare dei grandi tennisti, è una, come dire, parafrasi che uso spesso, dovete avere un grande allenatore, dovete fare scuola di tennis, non con il maestro del campo che costa di meno. Sai, è un amico di un amico che ti fa un'ora col campo 28 euro. Se fate questi ragionamenti, sì, magari risparmiate, ma non imparerete mai a diventare un campione di tennis. Altra cosa è dire: ma io voglio investire un certo budget e voglio giocare, voglio prendere lezioni di tennis più 2 volte a settimana da Federer. Sapete che differenza c'è? Federer, quando voi tirate un rovescio, lui dice: no, fermati, ti stai piegando troppo. Cioè, voi dite: ma io, il maestro di tennis che mi ha detto, che ho incontrato prima, mi ha detto che mi dovevo piegare, se no, se non facevo un'apertura, piegare. Lui dice: sì, ti devi piegare, ma ti stai piegando troppo. In questo modo non darai potenza al colpo. La palla arriverà e tu la colpirai dovendo usare il polso per chiudere. Il polso, si sa, non ha molta potenza. Tutto di polso, azzo, dice, vedi, questo non lo sapevo. Poi vi arriva una palla alta e voi non sapete che cosa fare, come prenderla, e c'è il rischio che a malapena la mandate dall'altra parte. Invece Federer gli arriva una palla alta di rovescio e te la butta esattamente nell'angolo opposto del campo, una potenza inaudita che l'altro fa: ops, vabbè, ora, dopo che l'ha fatto lui le 3 volte, poi anni fa anche Nadal, anche tutti gli altri, Djokovic, sono in grado di farci quelle cose lì, ma le ha inventate lui queste cose, cioè ha inventato lui Federer un modo di fare tennis, di giocare a tennis che prima non c'era. Quindi ecco, voi però fate lezione di tennis con Federer 2 volte a settimana e questo vi insegna a tirare e un servizio tale, perché vi spiega tutti i segreti di un servizio e vi dice: devi lanciare la pallina a non più di 15 centimetri dall'altezza massima dove tu la colpirai, e questa altezza massima devi calcolarla insieme a un salto che farai di circa 30 centimetri se vuoi tirare un colpo ad effetto. Se invece non vuoi tirare un colpo ad effetto ma vuoi farlo sempre solo di potenza, allora ti devi piegare di più all'indietro e la devi colpire mentre la palla sta scendendo, un attimo prima che arrivi fuori la tua traiettoria di
schiacciata, perché in questo modo gli dà molta più potenza, perché se la prendi in alto, un po' più in alto, gli puoi dare più effetto, se no gli dai solo potenza. Questi segreti lui non solo ti spiega, ma ti fa vedere come si fa il servizio in quel modo, insomma, a fare la breva. Dopo un anno che prendete lezioni di trading, no, di tennis da Federer e giocare a tennis con Federer una volta a settimana insieme a lui, andare a fare i campioni della vostra, i tornei della vostra città e li vincere tutti, i tornei della vostra regione e li vincere tutti. Magari non andate a Wimbledon, certo, perché non avete imparato a giocare a tennis a 7 anni, però comunque andate a giocare a tennis da fuori classe, da campione. Il trading, stessa cosa. Volete diventare un trader pro che guadagniamo lo costante decine di migliaia di euro a settimana, al mese? Beh, dovete scegliere come master trader una persona come Fabio Oreste, che è un indubbio maestro del trading, che dimostra di poter guadagnare il 100% al mese. Io faccio questo perché dico, se io guadagno il 100% al mese, e ve lo faccio vedere più volte l'anno, questa è la vostra garanzia, eh? Questa è la garanzia che voi state facendo un ottimo investimento e diventerete anche voi in grado di fare performance, eccezionali performance importanti. Perché? Perché io dico ai miei allievi, voi dovete imparare a fare il 10% al mese, non il 10% al giorno come faccio io. Se fate il 10% al mese, tutti i mesi dell'anno, fate il 100% all'anno. Se riuscite a fare il 100% all'anno, ecco che allora siete in grado di diventare un trader pro che in N anni trasforma un piccolo capitale iniziale, parte, non so, da 20.000 euro e dopo un anno ne ha 40.000, dopo 2 anni ne ha 80, e dopo 3 anni ne ha 160, e dopo 4 anni ne ha 320.000 euro e dopo 5 anni arriva, partendo da 20.000 euro, a fare 640.000 euro. Attenti ragazzi, ci vogliono 3 cose per fare queste cose qua. Ora ve le facciamo vedere. Fare questo ci vogliono 3 cose, eh? Questo è un punto fondamentale da capire. Vediamo quali sono queste 3 cose. Allora, per guadagnare soldi, molti soldi, come abbiamo detto, c'è soltanto un unico sistema: comprare sul minimo e vendere sui massimi. Pochi trader al mondo ci sono usciti, e tra questi c'è Gunn, Beyer, Fabio Oreste e i suoi allievi. Qualsiasi altro trading system basato su volumi, riconoscimento di pattern, di indicatori della resa tecnica, vi faranno guadagnare soltanto pochi soldi se siete molto fortunati, o vi faranno perdere soldi come capita spesso. Perché? Perché gli indicatori dell'analisi tecnica classiche, partner dell'analisi tecnica, si basano su modelli lineari che non funzionano per prevedere i movimenti dei prezzi in modo continuo. A volte vi danno delle indicazioni, ma poiché sono lineari, vi raccontano la maggior parte delle volte che cosa è successo nel passato, cioè non hanno un potenziale euristico. I modelli non lineari che vengono dalla fisica sono invece predittivi, perché la fisica spiega il movimento non lineare spesso della maggior parte delle cose che esistono nell'universo. Quindi i modelli lineari possono provare a prevedere il futuro solo per breve tempo e sono i vostri test, fittati o non fittati, poi andare a fare trading e perdere il 30-40%. Alla fine tutti i trading system automatizzati saltano, oppure vi fanno un lowdown del 40%. Se io avessi un trading system che fa il lowdown del 40%, io cambierei lavoro, perché non è un'attività che potrebbe darmi delle certezze, come invece ricevo dai miei algoritmi quantici non lineari. Quantum Trading Power è l'unico sistema, è l'unica metodologia di trading che ha creato modelli di previsione non lineare con regole certe, chiare, facili da applicare una volta che studiate le componenti del sistema. Ok, allora vediamo un po' quali sono le componenti di questo sistema. Guardiamole un attimo insieme. Le componenti di questo sistema sono tre. Tre. Allora, qui non c'è la slide, ma ve la racconto io, tanto è uguale. Tanto il sistema l'ho fatto io, quindi lo conosco. Ecco, no, ma c'è anche la slide, c'è, l'ho trovata, ragazzi. Allora, vediamo un po'. La prima caratteristica che deve avere un sistema vincente, ed è un sistema che voi imparerete nella Quantum School,
È un money management e un risk management che utilizza il principio dell'entropia. Quindi noi quando diciamo che il nostro risk reward ratio è 1 a 5, cioè quando perdiamo il nostro stop loss ci fa perdere lo 0,50%. Quando invece guadagniamo ci fa perdere, scusa, ci fa guadagnare il 2,5%, significa che il nostro risk reward ratio è 1 a 5 in media. Questa distanza 1 a 5 tiene sotto controllo l'entropia. Che cos'è l'entropia? In un sistema informativo è l'aumento del disordine all'interno del sistema stesso. E quindi gli elementi sono disordinati se l'entropia aumenta. Il disordine di un trading system, sia automatizzato o discrezionale, ma o sistema di trading, è che cosa? Il disordine è dato dall'aumento dei loss, quindi dalla struttura dei loss che si comincia a presentare in modo preponderante rispetto alle operazioni di guadagno. Quindi l'aumento dell'entropia ci fa andare in crash il sistema, ci fa perdere tantissimo, 40-50% di ritorno. Allora, quando invece il risk reward ratio è molto elevato, cioè c'è una distanza enorme da 1,5, perché si dice che dal punto di vista dell'entropia il sistema è ottimale e quindi l'entropia sistemica è sotto controllo? Perché parlando proprio del secondo principio della termodinamica, che appunto specifica un po' le caratteristiche dell'entropia, che cosa dicono? Tutti i sistemi tendono all'entropia, cioè tutti i sistemi si parla dell'universo in cui c'è del calore, no? Nell'universo c'è calore, certo, chiaro. E si dice che l'universo in quanto tale tende all'entropia, cioè tende a un aumento dell'entropia massimo che genera un differenziale zero di calore tra le sue diverse parti. Quando invece l'entropia è minima, la differenza o differenziale di calore tra le diverse parti del sistema, per esempio l'universo, in cui ci sono stelle, galassie, pianeti, ma c'è anche tanto spazio vuoto, no? Questo differenziale elevato fa sì che ci possa essere vita nell'universo. Quindi l'universo è vivo. Laddove invece tale universo non ha differenziale, tutte le zone di questo universo, tutte le parti di questo universo hanno la stessa temperatura. Cioè non esiste un delta, no? Un incremento di temperatura da qualche parte rispetto a un'altra parte. Bene, questo significa che siccome c'è entropia massima, l'universo è morto. Quindi assenza di differenziale termico uguale morte dell'universo. Questo secondo il secondo principio della termodinamica. Beh, applichiamolo al trading. Se io ho un differenziale elevato tra ciò che perdo e tra ciò che guadagno in media nelle mie operazioni, cioè rischio 1 per guadagnare 5, risk reward ratio 1 di stop, 5 di guadagno, 0,50% di perdita se è stato lo stop, 2,5% di guadagno se invece vado a target. In questo modo il differenziale è molto elevato, quindi il mio trading system, anche discrezionale, il mio sistema di trading è un sistema vivo, cioè che potrà creare performance positive, che potrà creare profitti. Ma se questo differenziale è molto basso, cioè risk reward ratio 1 a 2, lo so che vi raccontano che basta che avere una percentuale di winning trades che è superiore al 70%, ma vivono anche il 65%. E quindi vi dicono che avete un trading system vincente, ma in realtà tutta questa gente va in giro con le pezze al culo, ha perso centinaia di migliaia di euro, ha bruciato tante volte i conti. Persino i campioni del mondo, che sono ingegneri, laureati in ingegneria, quindi conoscono la fisica, l'entropia, conoscono le matematiche superiori, sono anche magari in grado di programmare molto bene. Campioni del mondo di questo genere hanno drawdown del 40%. Perché? Perché utilizzano sistemi di trading, indicatori che si basano su principi lineari che di conseguenza aumentano l'entropia in modo enorme e hanno risk reward ratio che non sono mai 1 a 5, ma sono 1 a 2, 1 a 1,7, 1 a 1,6 e di conseguenza basta un cambiamento di volatilità
endogena o un cambiamento di struttura dei partner che si presentano, il loro sistema va in crescita per un 40%. Ma la cosa più buffa è che non sanno perché, oppure sì, lo sanno, ma lo sanno dopo. Quindi ecco perché noi parliamo non di un singolo modello di trading system che lavora sul DAX o sull'euro-dollaro, oppure sì, che sul petrolio o sull'S&P. Il quantum trading power è un metamodello che controlla l'entropia rispetto al money management, che vi fornisce due, secondo punto, tecniche di analisi non lineare per prevedere inversioni e quindi massimi e minimi, che sono diversi questi indicatori, queste tecniche di analisi, dall'analisi tecnica tradizionale, che sono basate su indicatori quantici di prezzo di tempo che portano il sistema di Darby-Gehn sul livello superiore, lo fanno evolvere in termini di fisica delle particelle. E poi abbiamo, terzo punto, tecniche di trading basate sul pyramiding, che diminuisce l'entropia e aumenta, che cosa? Il profit in modo esponenziale, aumenta il risk-reward ratio. Perché diminuisce l'entropia? Perché se vi aumenta il vostro RR, ve lo porta da 1, non so, a 4, a 1, a 8, voi capite bene che l'entropia si genera sempre più sotto controllo. La maggior parte delle persone pensa che sia esattamente il contrario, perché loro si sentono più comfortable, si sentono più rilassati se quando perdono aumentano la loro size. Cioè, se comprano euro-dollaro, per esempio, a 1,19, no? Qualche giorno fa, 1,19, questi vanno, paf! Poi scendono per 16, loro a 1,18,30 comprano, a 1,17,50 comprano, 1,17,50 comprano, a 1,16 comprano. E dicono, vabbè, tanto poi ci torno, e 19, no, ci tornerà. Quindi io non sto perdendo, sto investendo ancora di più. Così quando mi torno 19 ho fatto tanti soldi. Ragazzi, questa tecnica va bene 2 o 3 anni, anche a volte di più, ma poi arriva un giorno in cui bruciate il conto, oppure avete un drawdown del 70%. Il broker vi chiama e fa se margin call devi chiudere le posizioni. Perché un determinato giorno il prezzo non torna più a 1,19, ma da 1,16 se ne scende a 1,13, a 1,12, a 1,10, poi fa 1,7, 1,5. E si ferma a 1,5, ma prima che arriva a 1,5 voi siete saltati 3 volte perché avete aumentato le size e ci avete messo un sacco di soldi. Ora, se avete un capitale infinito potete sempre reggere, no? È chiaro. Ma cosa accade? Che anche se avessi un capitale infinito sarebbe un pessimo modo di investire il vostro denaro, perché il rendimento, l'internal rate of return del vostro investimento sarebbe bassissimo e di conseguenza in ogni caso sareste non soltanto dei pessimi trader, ma anche dei pessimi investitori. Ma poiché non avete un capitale infinito, poi saltate. I conti saltano, avete drawdown importanti. Ecco, questo significa avere una consapevolezza di come il pyramiding sia invece il farmaco, il rimedio a questo veleno che è la media ribasso. Perché mentre la maggior parte delle persone sente a suo agio se quando scende il prezzo compra ancora di più se sono in perdita, quindi hanno comprato a 1,19 euro dollaro, 1,18,50, se scende compra ancora e poi scende 1,18 e compra ancora, scende 1,17 e compra ancora, si sentono felici, si sentono contenti, cioè vedi, ah, ho mediato il prezzo, così quando torno in alto poi faccio soldi. E tu dici, ma scusa, ma non ti senti un po' a disagio? Ma non capisci che puoi distruggere quello così? Loro riguardano e dicono, vabbè, ma tu non sei un trader. Vabbè, sì, e ti dico, noi abbiamo sistemi statistici probabilistici che indicano che il 96% delle volte si va in guadagno, e dici, vabbè, poi un giorno dici, come va? Tu dici, guarda, non me lo dico, ho perso 200.000 dollari perché purtroppo la convergenza non si è allineata, purtroppo sono scesi troppo i prezzi, ho avuto i margin call e non ho potuto più integrare, ho bruciato il conto. Ecco, sapete quante volte l'ho sentita questa storia? In 30 anni che faccio trading? Almeno un migliaio di volte, da gente che ha perso dai 10.000 dollari ai 10 milioni di dollari. Perché? Perché facevano media ribasso. Invece, se tu dici, guarda, devi fare pirata, il contrario, mai, quando salta uno stop loss, accetta la perdita. Loro dicono, ma che sei matto? Ma io non metto più gli stop perché gli stop te li prende il broker. Ragazzi, bullshit, cazzate. Questa è gente che andrebbe, veramente, gli dovreste fare il TSO, cioè andrebbero sedati e non dovrebbero essere abilitati ad aprire più conti di trading in nessun broker o banca del mondo. Perché è gente che non sta bene di cervello, sta male e pensa di passatemi
una battuta in francese, andare a scopare col cazzo moscio. Come fate a scopare col cazzo moscio? Cioè, è impossibile. Ma questi dicono: no, si scopa col cazzo moscio, non col cazzo dritto e duro, perché è così. Allora, ragazzi, voi state proprio bene. Avete delle idee molto sbagliate sul sesso, sulla vita, su tutto quello che riguarda anche il trading, perché se invece fate piramidi, significa che quando voi avete una piccola perdita, lo 0,50, la tagliate subito, ma solo quando siete in guadagno andrete a aumentare la vostra position size. E man mano che il prezzo si avvicina al target, aumentate sempre di più la posizione. Così Gunn ha fatto tanti soldi, così io faccio tanti soldi. Qualcuno dice: ma sai, questi soldi, ma ragazzi, io ho aperto prima la piattaforma di Interactive Broker Live. Questi erano i risultati. Ieri 13%, e poi ho fatto 80% in un mese. Ragazzi, questi sono i risultati. E poi ho fatto il 100% dal 26 di agosto all'11 settembre, ma poi se andate a vedere la mia pagina Facebook, guardate tutte le operazioni centrate in 3 anni, sono centinaia. Andatevi a fare i conti di quanto abbiamo guadagnato, e poi se volete continuare a fare la vita a ribasso e a fare tante puttanate che magari avete fatto finora, utilizzate oscillatori di analisi tecnica, i filtri su quelli che sono i 40 filtri, 50 filtri, non so neanche quanti sono con esattezza. Vedete un system che vi insegnano in metodi di trading, di partner recognition, di riconoscimento di partner. Ci vediamo tra 2 anni e state ancora a perdere soldi, state ancora a bruciare i conti, state ancora a non concludere niente di buono nella vita. Perché? Perché avete scelto una strategia sbagliata. Ecco perché noi vi diciamo: fate un investimento importante, venite ai nostri corsi. Quando cominciano i nostri corsi? Il primo livello, 1° dicembre, martedì. Secondo livello, 2 dicembre, mercoledì, corsi che durano un giorno intero. Il terzo livello, il 16 dicembre. E quarto livello, 17 dicembre. Quinto livello, 12 gennaio. Poi vediamo tutte le altre date, vediamo più in là. Ok? Vediamo quando, a fine dicembre, vediamo le date del sesto, settimo, ottavo, nono livello. Gentile Fabio, è possibile qualche suggerimento finale di trading per la giornata di domani, in modo da provare sul campo le sue previsioni, essere convinti? Ma di cosa la devo convincere? L'ho fatto per anni, l'ho scritto sulla mia pagina Facebook, ma si vada a vedere quello. Perché invece di elemosinarmi un pesce, Niccolò, non decide di imparare a pescare? Invece di fare il mendicante, non decide seriamente di andare a pescare. Io glielo dico: domani S&P 500 salirà, va bene? Salirà, S&P 500 future salirà, ma non perché si deve convincere, perché magari potrebbe domani anche non salire. Ma l'importante è che se mi va a vedere la mia pagina Facebook, la guardiamo insieme un momento, troverà centinaia di previsioni fatte negli ultimi 3 anni, di cui l'80% sono precise. Quindi, cioè, è una logica che mi trova molto, molto scettico decidere se iscrivermi ai miei corsi se io le darò una previsione esatta. Il trading non è fatta di una previsione esatta, è fatta di un centinaio di previsioni che si trasformano in trades, in operazioni di cui l'80% nel mio sistema vanno a target con un RR 1 a 5. Quindi il consiglio che le do è: piuttosto si vada a vedere la mia pagina Facebook, è questa qua, vede? Qua, Quantum Trading School. Ecco, un attimo, ora gliela faccio vedere, un attimo solo. Un attimo, ora arriviamo. Momento soltanto, ora arriva, eh? E quindi ho detto: domani si vuole fare qualche soldo? E vado là su S&P 500, no? Ora, quanto sta? Quando scende a 3.625, vada long, non credevo dire, ma non è questo il modo, perché questo un po' è la lotteria di San Gennaro, perché non so, guarda, si va a vedere l'ultima operazione che ho fatto ieri, che mi ha generato il 13,5%, una delle 3 operazioni. Euro-dollaro, guardi, ho venduto ieri alle 13,34. Ho venduto, come lei può vedere qui, a che prezzo? 1,19,04, ok? Quindi si vada a vedere dove era. Ecco,
il prezzo ieri, lo riguardiamo insieme, magari quando l'ho fatto vedere l'ente non c'era, no? Non c'era prima, eccolo qua. Lei non c'era forse, allora magari lo riguardiamo insieme. Ho venduto, le ho fatto vedere l'eseguito 1.1904 e ora invece andiamo a vedere qui che dov'era il prezzo ieri. Euro dollaro, vedi? Eccolo qua, guardi dove stava euro dollaro ieri. Ha fatto un massimo 1.1906. Io ho venduto a 1.1904. Guardi il prezzo come è crollato. Dove mi sono andato io a ricoprire? Gliel'ho fatto vedere prima, mi sono andato a ricoprire qua, vedete qui, qua, qua, qui. Mi sono fatto tutta questa discesa in meno di 3 ore. Sa quanti sono? Sono 80 pip in 3 ore. Ma ho fatto piramidi, l'ho fatto vedere nelle scritte prima, non me le faccio ora. Ripetere, no? Per poi gli altri si annoiano. Ho fatto piramidi qui a 80 e poi sono entrato quindi qui ancora short e qui ho chiuso. Ma come ho fatto a prevedere esattamente 1.1904 quando il massimo è stato 1.1906 qui sono entrato short? Con le tecniche quantiche che le ho fatto vedere prima e che lei apprenderà se verranno sui corsi. Quindi se lei per convincersi ha bisogno di domani l'ultimo segnale, un segnale di fumo, forse non ha compreso molto del nostro metodo, ma soprattutto dell'approccio che deve avere con te. Non è che conta un'operazione su cui posso anche essere stoppato, conta un periodo lungo. Quindi, o lei ritiene che se io ora vado su Interactive Broker davanti a lei, no? Anzi, già ci sono stato prima, ora sono sloggato, non mi faccio rilogare che perdiamo 5 minuti, tanto ho visto che mi sono loggato prima. Quindi, se io faccio 80, ah no, eccolo qui, sono loro, caro, quindi posso farlo, scusi, 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 chiedo, venga, eccolo, entro davanti a lei e quindi io dico, vado qui, vede, lo sto entrando davanti a lei, quindi se io dico che ho fatto dal 26 di ottobre a oggi, allora guardi, ora le faccio vedere una bella cosa, dal 26 di ottobre a oggi, no? Ho fatto. E l'80%, allora questo ci avrà un senso, no? 30 giorni di trading, centinaia di operazioni, ma guardiamoci un po' di giorni insieme, almeno così comprendiamo meglio che tipo di approccio abbiamo avuto al trading, no? Perché sa, se avessi fatto un'operazione solo in un mese è andata bene, lei direbbe, ma chissà se questo metodo poi funziona, sembra più un bet che altro, e giustamente, ma io qui ho fatto centinaia di operazioni, ora andiamo a vedere insieme. Guardi, allora, questo innanzitutto è il resoconto che le dice che ho fatto in 30 giorni esatti, in un mese, dal 23 ottobre al 23 di novembre, 70, il 74%, va bene? A oggi sono ovviamente più dell'80, no? Ok, boh. Vuol vedere che cosa è successo, non so, i giorni dopo, guarda. Reso conto, si andrà quindi io vado al 27 ottobre, vado al 27 ottobre e le faccio vedere che cosa ho fatto. 27 ottobre, novembre, 27, eccolo qua, tac. Ora voglio farle vedere. Sintesi del VP, vedete, sono passato da 58.179 a 59. Quel giorno ho fatto trading poco, sono fatto soltanto 1.000 dollari. Ma perché? Andiamo a vedere le posizioni che ho aperto. Vedete, quel giorno là ho fatto un po' di trading, un po' sul caffè, un po' qui sull'euro dollaro. Quindi va bene, vedete, ho fatto poco trading perché probabilmente stavo insegnando, stavo facendo altre cose. Andiamo, non so, al giorno dopo, no? Andiamo al. Per esempio, 28 ottobre, oppure il giorno subito dopo, vediamo un attimo. 28 ottobre, tac, entriamo. 28 ottobre, sintesi, realizzata, entro qua, 28 ottobre, tac. Mi chiedo 28 ottobre e lì dico, fammi vedere che cosa ho fatto. Proprio, vedete, siamo sempre in real time, vado. Proprio per rimanere netto, guardi questo giorno. Allora andiamo dentro tutto. Devo mettere resoconti. Sì.
28 ottobre. Eccolo qua. Andiamo al 28, che è però è un sabato, quindi non si può andare. Andiamo al primo giorno, che è un lunedì, il 30 ottobre. No? Quindi andiamo qui al 30. Ah no, qui sono a novembre, sorry. No, il 28 ottobre è un mercoledì, quindi si può fare. Magari quel giorno ho perso qualche soldo, non lo so. No, vede, anche quei giorni invece ho guadagnato. Ho fatto il 5,30%. Vede, il 30 ottobre ho fatto il 5,30%. Guadagnato 3.137 dollari. A quante operazioni ho fatto? Andiamo a vedere tutte le posizioni aperte. Ah no, qui avevo delle posizioni che... Ah no, scusate, era il taglio degli esempi. Guardi quante operazioni ho fatto in quel giorno. Ho fatto operazioni, molte operazioni sul micro S&P, con il micro S&P ho fatto in quel giorno, vedete, 3.000, ho fatto più il 5,30%, ho fatto più 3.137 dollari. Non male, no? Poi andiamo al giorno dopo, questo era, abbiamo detto, il 28 ottobre, che vedete qua, andiamo ora al giorno dopo, il 29. Così ci mettiamo a vedere giorno per giorno quanto uno ha guadagnato. Magari un giorno poi ho perso, perché capita che è stato vari stop in quel giorno, ma quel giorno non faccio trading, poi aspetto il giorno dopo. Reso conto, andiamo al 29. Ora, non è che sto qui a proiettare tutti uno giorno dopo giorno, se no anche gli altri, se no, però per farle vedere che non faccio un'operazione sola, ma io per esempio il giorno mio ho fatto 20 operazioni in un giorno, no? Ok? Poi ci sono tanti stili di trading, perché io posso fare trading in un modo diverso, posso fare un'operazione soltanto ogni 2 giorni. E questo è un modo diverso, è quello che io insegno anche ai miei allievi, perché c'è chi ama l'intraday e c'è chi ama invece il trading, il position day, quindi fare 2 operazioni a settimana. Io sono in grado di padroneggiare qualsiasi stile di trading, intraday, trading strettissimo. Prendo i massimi minimi di tutti gli swing a 5 minuti, posso andare almeno la maggior parte, posso fare un'operazione sulle commodities, entro ora sul minimo e a 109, di caffè esco in alto a 128, mi faccio piramidi tante volte, sto dentro 3 settimane, e faccio in realtà tutti questi tipi diversi di operazioni su diversi time frame, perché questo mi porta poi ad avere la padronanza e i guadagni che vengono da diverse fonti. So, guardi, andiamo quindi al 29, che è un, no, sì, 29, che è un giovedì, questo magari è l'ultimo che le mostro. Guardi, quanto guadagnato in questo giorno? Urca, l'11%, guardi, in questo giorno ho fatto l'11%, ho guadagnato 6.976 dollari contro i 62.000 iniziali, vede, quindi sono passato là il 29 ottobre. Come vede qui in alto a destra, sono passato da 62.000 iniziali a 69. Ho fatto l'11%, quindi vede, io faccio l'8, 9, 10, 11% al giorno abbastanza spesso, perché e guardi il dettaglio degli eseguiti, guarda, ho fatto talu, guardi quante operazioni ho fatto, mamma mia. Ora, attento bene, se voi fate come i corsi, io non vi farò fare tutte queste operazioni in un giorno, queste io le faccio per dimostrare a chi poi vuole andare a vedere che sono in grado di fare l'11% prendendo tutti i massimi e i minimi della giornata. Guardi, io qui ho fatto soltanto sempre al 500, quindi guardi qua a che prezzo ho comprato, 3260, 67, 71, a 3307, quindi ho preso tutti gli swing a 5 minuti. Ora, se uno vuole, si mette lì anche a guardare sul grafico, accidenti, ma li ha presi veramente gli swing a 5 minuti tutti o quasi tutti? Ecco, vede, ora vorrei andare avanti all'infinito, non lo faccio per non tediarvi, ma caro Niccolò, lei, se io domani gli ho dato questo segnale, ho detto compri S&P 500, vada long, e domani il mercato scende, invece che sai, perché magari c'è una inversione sulla quale, anche se ho detto vada long, io se vedo che mi rompe un supporto, io prendo, vado short e lo seguo fino all'inferno, mi faccio un altro magari 8% domani. Quindi vede, questo modo di giudicare non è corretto. Poi è chiaro che se vuole vedere le previsioni come vengono fatte, in realtà io va sulla mia pagina Facebook, ne ho fatte tante, ora non ne farò più per un po', vado in vacanza per un mese almeno, e quindi come potrà osservare sulla mia pagina Facebook, lei lì troverà che io
ho dato 6 giorni fa quello che era il sell di euro-dollaro, lo andiamo a vedere insieme, che si è puntualmente verificato, ma adesso andiamo a vedere anche altre previsioni puntualmente verificate. Quando c'è un prezzo tempo, io do una previsione, ma se io domani non ho un prezzo tempo, che previsione le faccio? Io lavoro con setup per prezzo tempo. Domani ti dico di andare long perché continuo il setup prezzo tempo che è cominciato ieri mattina, anzi ieri pomeriggio, però se lei si vuole vedere una mia previsione di ieri, fresca fresca, c'è un video sulla mia pagina Facebook che le mostro di 6 minuti soltanto, che ho fatto ieri notte, e glielo faccio vedere. Dove io ho detto sulla mia pagina Facebook, eccola qua, guarda, guarda, questo video qua l'ho pubblicato ieri, l'ho pubblicato alle 2:30 di notte circa, alle 3, insomma, quello lì di ieri, quindi 3 ore dopo la mezzanotte da domenica lunedì, e ho detto andate long su S&P, questo è il mio regalo per voi oggi. Beh, quando ho fatto questo video stava a 2540, poi è arrivato a 2560, è risceso un pochino. Se voi ieri andavate long a 2560, oggi vi trovate l'S&P a 2628, cioè vi potevate fare qualcosa come 40 più 28, 70 punti di S&P. 70 punti a 50 dollari erano 3500 dollari. Quindi, come vedi, io di previsioni ne faccio a bizzeffe. Vado a vedere tutte le altre che ho fatto i giorni scorsi. Quindi, ecco, poi se si convince o meno, il problema che non mi riguarda molto perché, che dire, lei potrebbe vedere delle previsioni che ora faccio, dico, ma no, ma lei non sa come gestire il trade. Acquisire co la conoscenza delle cause che muovono veramente i mercati e di conseguenza imparare un metodo come Quantum Trading Power che vi potrà dare la garanzia di guadagnare in modo costante nei prossimi anni e qualsiasi cosa accada all'Italia, al paese, in caso di lockdown, in caso di ulteriori virus, in caso di crollo dell'economia, perché beh, ragazzi, eravamo a meno 18% di PIL a maggio, no? E adesso quanto pensate che faremo a fine anno di PIL? Meno 20? Beh, io credo che se faremo meno 30 saremo molto fortunati. Meno 30% di PIL, sta a sapere che cos'è? È un paese che passa alla catastrofe, come se fosse stato invaso dal nemico e bombardato, le industrie distrutte, il commercio distrutto, e il paese quindi è stato de devastato. Bene, questo è quello che è successo, ma ancora non si vedono un po' i postumi di questo grande global, perché ancora hanno bloccato i licenziamenti. Quando? Maggio, giugno, dell'estate prossima si arriverà alla resa dei conti e dovranno togliere il blocco dei licenziamenti. Avremo milioni di italiani disoccupati. Tra questi potreste esserci anche voi. Io mi auguro di no, ma qualsiasi sia il vostro business, certamente non sarà mai più come nel 2019. Io vi dico una cosa: se voi pensate che la vita tornerà a quelli che molti chiamano la normalità, cioè come prima del 2019, che viaggiate dove volete, andate in vacanza dove volete, non avete restrizioni, qualsiasi cosa volete fare, la fare con facilità, avere degli amici qua, come volete, scordatevelo, non sarà mai più così, perché il reserve change non è qualcosa di cui parlano i complottisti. Il reserve change è un programma che lo trovate sul sito del World Economic Forum, che è gestito, signori belli, dalle persone più ricche del mondo, che hanno deciso che il modello economico seguito finora non gli piace più e deve essere cambiato. Quindi si punterà molto su quello che è lo smart working, lavoro a casa. Le persone avranno meno libertà di spostarsi, per una serie di ragioni di controllo, e non ci saranno più le libertà che avevamo un tempo, a meno che non saremo molto ricchi e potremo scegliere di andare a vivere dove? A Dubai, se vogliamo, in altri paesi dove magari ci sono meno restrizioni. E in ogni caso, se avete molti soldi e vivete in posti molto grandi, molto belli, molto verdi, una villa con un parco, cioè avete i Filippini, ma di quello che succede fuori ve ne sbatte relativamente. Quando volete, ve ne andate via, dove volete, quando volete, e se avete molti soldi. Quelli che per gli altri sono problemi seri, per voi invece sono bazzecole e non avete nessun problema. Mio padre mi disse una cosa quando ero molto piccolo e mi disse: ricordati,
La maggior parte dei problemi della vita possono essere seri o meno seri, ma quelli che non sono collegati alle malattie terminali, cioè ai soldi, si risolvono quasi tutti. Io dissi tutti, lui mi disse no, quasi tutti. Però in quel quasi c'era una consapevolezza che se tu hai molti soldi nella vita, quelli che sono problemi per altre persone, per te, sono cose che non esistono e forse lo sapete bene anche voi. Allora io vi faccio una domanda, vi piace la vita che fate? Vi piace essere schiavi di qualcun altro che decide quando potete andare in vacanza, quanto guadagnate ogni mese per il resto della vostra vita? O vi piacerebbe diventare degli uomini liberi? E vi piace la vita che fate o sognate una vita migliore, con molti più soldi e tempo libero per voi? Volete smettere di sprecare tempo, dare energia, perdendo soldi con metodi di trading che non funzionano? Vorresti imparare a trasformare un piccolo capitale in un grande capitale, come ha fatto Dado di Ghier nel corso della sua vita più volte, come vi dimostro che faccio io regolarmente? Bene, se volete fare tutto questo, volete veramente imparare a trasformare un piccolo capitale in un grande capitale, come ha fatto Ghan, lo diciamo in italiano, non Ghan, Ghan, avete soltanto una possibilità: imparare un metodo di trading che viene da Ghan, attraverso di me, che sono il suo diretto discendente e della sua scuola, ma che ho portato il metodo molto più in alto con Quantum Trading Power. E dovete attraversare un ponte. Quale ponte? Dovete attraversare il ponte. Questo ponte è un ponte che dall'altra parte di questo ponte c'è qualcosa di molto importante. C'è un ponte nella vita al di là del quale esiste un'esistenza fatta di libertà, indipendenza finanziaria e di tempo per vivere in modo appagante ciò che di più bello esiste. E avere il tempo i soldi per fare tutto quello che voi volete. Alcuni hanno chiamato tutto questo successo. Poche persone hanno il coraggio di incamminarsi sul ponte e andare al di là, dove troveranno tutto quello che hanno sempre sognato. E sapete perché poche persone hanno il coraggio di incamminarsi? Sì. Perché hanno paura dei grandi rischi che potrebbero correre. Perché pensano che attraversare il ponte sia molto rischioso. Altri addirittura ritengono che sia loro proibito andare al di là del ponte e che sia stupido soltanto pensare di incamminarci. Sì. Questo è un punto fondamentale, perché nel corso Psicologia del Training, nel webinar che abbiamo tenuto, ne abbiamo parlato. Però di tanto in tanto alcune persone ci provano, si incamminano su questo ponte, mentre gli altri danno loro del matto. E gli dicono: ma tu sei un folle, ma cosa pensi di fare? Un corso di trading come quello della Quantum Trading School che costa 12.900 euro, se è scontato, che vi darà la possibilità di fare che? E ti dicono: ma tu sei un pazzo se pensi di fare una cosa simile. E poi quando voi trovate qualcuno che ci è riuscito, magari degli allievi della Quantum Trading School che l'hanno fatto prima di voi, vi ricordate Enrico Baldassare, nello scorso webinar, lui è intervenuto, ha detto: io prima perdevo abbastanza regolarmente, dopo ho fatto questo corso della Quantum Trading School, dopo 4 mesi che l'ho fatto, ho fatto l'80% in 4 mesi, l'80%, ma ne ho altri 20, 30 che potrebbero dirvi le stesse cose. E allora magari voi ci parlate con questi miei allievi e gli dite: guarda un po', tu ce l'hai fatta. Ma sei stato fortunato, certamente. Però voi continuate a rimanere al di qua di questo ponte, dove siete sempre stati. Oppure magari mi dite che prima o poi voi prenderete la decisione di fare questo corso. Sì, un giorno farete il corso della Quantum Trading School, imparerete anche voi questi indicatori, perché questa vita dove guadagnate decine di migliaia di dollari, di euro a settimana, vorreste anche voi farla. Però rimandate sempre questo momento in cui lo farete veramente e ne continuate solo a parlare. Ma intanto il tempo passa, la vita trascorre e poi morirete al di là di questo ponte come tutti gli altri, non al di là. La vita di W. di Ghen e di tante altre persone che hanno raggiunto l'altro lato del ponte ci dimostra che è possibile ottenere quello che vogliamo, se possediamo un corretto sistema di orientamento durante il corso della nostra esistenza. Allora, dov'è il ponte? Che cos'è il ponte? È un luogo della nostra mente, che vi auguro di poter attraversare molto presto. Di che materia è fatto questo ponte? Shakespeare direbbe forse che è della materia,
di cui sono fatti i sogni? No, noi preferiamo dire che è la materia di cui è composto e costituita dal modo in cui vediamo il mondo, dalle nostre convinzioni più strutturate. E quello che ci consente di attraversarlo sono soltanto valori posti in azione. Se voi avete come valore quello di investire sulla vostra formazione, e avete capito dopo mesi che mi seguite che questo metodo fornisce guadagni continui e costanti, e avete capito che io vi insegnerò questo metodo perché vi prenderò cura di voi personalmente, come se foste dei bambini, perché nel trading siete come bambini piccoli di cui io mi devo prendere cura. Io ora ho preso un cucciolo di cane, questo lo devo addestrare, gli devo stare dietro, il tempo che gli devo stare dietro. Però poi vedete che piano piano cresce, che riesce a capire che alcune cose deve farle, altre non farle, e che poi la sua vita si integra più facilmente e alla fine divento un membro della famiglia. Per me è una gioia molto grande. Allo stesso modo, noi siamo una grande famiglia nella Quantum Trading School, dove imparo a fare trading e passo dopo passo vi insegno il metodo Quantum Trading Power per prevedere massimi e minimi, ma soprattutto farete tanto trading insieme a me. Non sarete lasciati soli, abbandonati soli come quando fate un corso che dura un weekend e poi il vostro insegnante sparisce. Farete trading con me per un anno. Noi non vediamo mai il mondo così come è fatto veramente, ma noi vediamo il mondo attraverso le lenti del nostro sistema di convinzioni strutturate, le credenze. Le credenze sono dei filtri che usiamo costantemente per interagire con la realtà. Le persone scelgono continuamente di vedere la realtà attraverso filtri, mappe, che però non sono il territorio, eh? Vi direbbe il buon Bateson, uno dei padri cognitivista e grande psicoterapeuta. Le mappe che usiamo non sono sempre quelle giuste, ecco perché qualcuno di voi mi sta già scrivendo e mi dice: io voglio iscrivermi a questo corso. Quindi se volete fare, diventare anche voi dei campioni di trading, imparare a guadagnare decine di migliaia di euro ogni mese, cosa dovete fare? Scriveteci a info@quantumtradingschool, mandateci un'email a info@quantumtradingschool e in questo modo vi potrete garantire che cosa? Il prezzo scontato di 12.900 euro in luogo di 17.900 euro per il Platinum e di invece 5.997 per il Golden in luogo del prezzo meno di 7.900 euro. Quindi contattateci se volete cominciare anche voi a guadagnare in modo costante, smettere di perdere e trasformare un piccolo capitale in un grande capitale. Mandateci un'email, il vostro nome e cognome e telefono a info@quantumtradingschool. In questo modo potrete anche voi attraversare insieme a me questo ponte. E per arrivare al di là del ponte dobbiamo che cosa? Dobbiamo fare un passo soltanto. Il passo è il seguente, ragazzi. Mandateci un'email dove inviare il vostro nome, cognome e il telefono, perché io vi chiamerò, vi farò chiamare dalla mia segretaria, poi parlo io con voi direttamente, perché io amo conoscere i miei allievi direttamente uno per uno. E prima che voi mi mandate i soldi, io voglio parlare con voi, voglio sapere chi siete, cosa fate, quali sono i vostri obiettivi, cosa avete fatto nel trading. E allora iscrivetevi a uno dei nostri pacchetti di formazione che cambierà la vostra vita per sempre, perché vi fornirà la conoscenza delle cose prime che muovono i mercati finanziari, vi consentirà di ottenere tutto quello che avete sempre desiderato attraverso il metodo della Quantum Trading School, Quantum Trading Power, proprio come me, che vi ho dimostrato tante volte di aver guadagnato. E quindi vi diciamo: non perdere tempo e soldi con altri corsi che non ti insegnano a fare trading cooperativo e, non una, e non, dove non hai una guida qualificata che fate insieme a te ogni settimana. Nei nostri corsi da Quantum Trading School io sarò a fianco a voi giorno dopo giorno per monitorare i vostri risultati, per allenarvi come se fossi il Federer del trading e voi dovreste imparare a giocare a tennis e farete trading dopo qualche mese come me, come un vero campione del trading. Ricordatevi, tanti vi dicono queste cose, ve le raccontano a chiacchiere, vi dicono che i mercati non sono prevedibili e vi dicono tante belle cose. Io, oltre a raccontarvi delle cose, vi faccio vedere i risultati 80% in un mese dal 19 di ottobre al 23-11, 100% dal 19 settembre, dal 26 di agosto al 19 settembre, che scusa, l'11 settembre. Allora, siamo in chiusura, se avete ancora delle domande potete farcele.
Questo è l'ultimo webinar che teniamo, ve l'ho detto, all'interno del 2020. È stato un anno molto bello, importante, abbiamo fatto tanti webinar, abbiamo fatto conoscere la nostra scuola da febbraio a oggi. I nostri corsi hanno visto oltre 80 allievi nuovi, 80 allievi che sono uniti a noi. Adesso dedicherò le prossime settimane a sviluppare i corsi in inglese, perché abbiamo avuto tante richieste dall'estero, perché il mio libro Quantum Trading, pubblicato in inglese, viene letto da tutto il mondo, e quindi in Asia, South Korea, Singapore, Hong Kong, abbiamo gente che ci chiama dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra. Ecco, questo libro ha cambiato il volto della Nesitettini, perché poi vedono sulla nostra pagina Facebook i risultati, seguono questi webinar, non capiscono quello che dico in italiano, ma guardano le listine di Interactive Broker, e ora farò dei webinar in inglese, un paio almeno, privati però, per tutti quelli che ci hanno chiesto di iscriversi ai corsi. E quindi per il 2020 non faremo più webinar, ma è stato un 2020 entusiasmante, perché abbiamo guadagnato tantissimo con il trading insieme ai nostri allievi, e tutti i nostri allievi sono contenti. Allora, vi diciamo una cosa: vuoi imparare anche tu a fare le stesse operazioni con risk aversion a 5? Vuoi imparare anche tu a fare il 100% in un anno, come io ho dimostrato di poter fare in un mese? Bene, iscriviti subito ai nostri corsi Quantum Trading School per diventare un trader pro da zero. Vi manderemo, se volete, delle slide sui corsi, non sulle slide che avete visto oggi, ma sui corsi, se ci chiedete informazioni e se ci mandate email indicando il vostro nome, il cognome, il corso che volete fare, vi lasceremo il prezzo scontato di, abbiamo detto, 12.900 contro i 17.900, 5.997 contro i 7.900. E vi dico soltanto l'ultima cosa: quanto ci metterete se avete 50.000 euro a recuperare l'investimento di 12.900 euro? 2 mesi, facendolo insieme a me. E quanto ci metterete a recuperare l'investimento di 5.997 euro se avete un capitale di 20.000 euro? Semplice, 3 mesi, se farete insieme a me. Quindi vi saluto, vi auguro un buon Natale, perché non ci sentiremo prima, e soprattutto vi auguro una vita strepitosa all'insegna del trading. Buonasera a tutti e alla prossima.